Vai, Aftercraft 2, ragazzi. Guardate che bello, questo è Gianni come il fratello Sergio, però appena uscito dal Kenya. Ovviamente, ragazzi, voglio fare tutti gli achievements. Cioè, non sono un gran giocatore di Minecraft, almeno così posso effettivamente farli anche se muoio, sti cazzo. Stavolta devo segnarmi i cibi che mangio, perché 39 cibi te li dimentichi, non puoi andare a memoria a cazzo, quindi bisogna ovviamente segnarseli. Che difficoltà hai messo? Messo facile. Cioè, voglio fare una run dove sblocco tutti gli achievement e non riesco a fare in hardcore. Dobbiamo faticare, fatichiamo, ragazzi! Ce li facciamo tutti. Sti achievement, ragazzi. Forse l'ultima cosa che faccio ce la faremo. Mamma mia, quanto ferro. Sembra di essere su League of Legends, vi giuro. Aspetta, che già capito. Qua se no ci mettiamo 60 anni. Allora, facciamocene un'altra. Niente, saltello in giro, almeno... Cioè, mi verrà fame prima o poi. Ah, perché non mi scende? Ah, perché devo farmi male, effettivamente. Ragazzi, autolesionismo, ragazzi. Ovviamente nel gioco... Ah! Ok, il manzo. Abbiamo la bistecca di manzo. Dobbiamo mangiare tutti gli alimenti commestibili. Sono 39, ragazzi. Una mela. Dai, droppami la mela. Guardate, già 8 su 39. Let's go. Buon inizio, buon inizio. Guardate come siamo già messi, ragazzi. Ma che start è? Full iron. Ho appena iniziato, ragazzi. Appena iniziata la partita. Oddio! Mamma mia, quanto ferro. Aspetta, a destra, a destra. Mamma, quanto ferro, ragazzi. Ma mai capitato così tanto. Però mi serve anche il carbone, se no. Beh, possiamo dire che è un ottimo start questo, eh. 41 pezzi di ferro. Ottimo minaggio. Allora, dove vogliamo andare? Li facciamo tutti sti achievement. Sono carico. Dai, una mela. Non chiedo tanto. Una mela. Oh. Ammazziamo tutte ste mucche, che le mucche ci danno il cuoio ci servirà poi per i libri. Anche se i libri potrei prendere dalla Stronghold. Cosa c'è là? Oddio, un portale rotto, ok. È enorme sto portale, ragazzi, veramente gigantesco. Entriamo già nel Nether. Allora, secchio. Però non c'ho la lava. Ma non ci dovrebbe essere la lava da queste parti? Beh, che in effetti non sento neanche il suono, quindi due domande potevo anche farmele. Date fiducia, manca poco, ragazzi. Andiamo, si vola, si vola! Posso giocare con te nel tuo server? Chat, chi si ricorda lì? I veri fan si ricorderanno l'IP 104, esatto. Ragazzi, 69.104.69 2 punti 1111. Segnatevi l'IP, mi raccomando, se volete entrare nel server. Dobbiamo trovare un villaggino, ragazzi. Mica, comunque giocare in facile è tutto un altro mondo. Cioè, lo noto anche semplicemente andando in giro che la fame non scende. 39 cibi, ragazzi. È impossibile ricordarli tutti. Sono già 13, però buon divertimento quando tipo sei lì a 38 su 39 e dici cazzo, cos'è che mi manca? Almeno se te li segni tutti lo sai. Baby! Let's go! Meno male che sono in facile. Oddio, cos'è quello là? Un villaggio. Eccolo lì, il villaggio. Il campanile, ragazzi, tra tutte le cose che potevo vedere. Ok, ragazzi. Potremmo letteralmente piazzarci da qualche parte. Vai, andiamo in chiesa, va bene. Tu, via dal cazzo. Disoccupati e sloggia, grazie. Restauro la chiesa, ci penso io. C'ho anche Don Marco qua, coinquilino. Vuole dare... Ma è bellissima questa scena, non l'avevo mai vista. No! Allora, io direi a questo punto di farci un bel viaggetto nel Nether. Portiamoci dentro dell'oro. Il legno, ovviamente, ci fa sempre comodo. Ci serve altro? Direi di no. Abbiamo abbastanza legna. Andiamo nel Nether. La domanda è, dove troviamo la lava? Vabbè, ascoltate, o dormiamo. Mi dispiace che... sì, ma minchia, guarda. No uno, no due, in tre sul letto, ragazzi. Ma che cazzo è? La mesa l'ho trovata nell'ultima Napolicraft. Il vulcano è effettivamente un bioma, giusto? Ok, let's go. Molto bene, ragazzi, molto bene. Sgomberare? Sì, guardami pure. Guarda, il pene, ragazzi, mi è cresciuto il pene. Tornato Bobby, ragazzi. Sono molto felice di questo. Siete felici del ritorno di Bobby? Spero assolutamente di sì. Domanda, ragazzi, ma nella caccia ai mostri, i tipi diversi di piglin ti contano come entità diversa o sono tutti considerati piglin, punto? A prescindere di quale ammazzi. Normale e brutto. Il brutto è quello che ci ha fatto perdere l'hardcore, ok. Ah, questa è di solito la mia altezza preferita. Facciamo la tecnica del tunnel, ragazzi. Tanto voglio dire, se sentiamo la lava, io ho messo anche i sottotitoli, così se c'è la lava vicino la leggiamo. Non si riesce a sentire della lava da queste parti. Grazie, grazie. Dimmi che sono almeno tre. Oh, Gesù, meno male, sono più di tre. Quanti diamanti sono? 1, 2, 3, 4. Tocca accontentarci, ragazzi. 5! Nice! Piccone, incendio...
Vabbè, ragazzi, non voglio aspettare di andare a sodomizzare i villagers all'infinito come sempre. Oh yes! Certo che fare sto tunnel tutte le volte non è per niente comodo, eh. Vediamo un po' se so come si fa. Ma non bisognerebbe far sbrodolare troppo. Uno, due. Qua come va messa? Va messa qua dietro. Nope, va messa più in alto. Stiamo imparando un sacco di cose, ragazzi, su Minecraft, in queste serie qua. Non mi fottere. Vai, almeno abbiamo il portale. Come al solito, devo dire, sembra già meglio dell'altro, onestamente. No, ho detto... No, cosa ho cliccato? Perché creativa? Cosa... Non ho fatto nulla, ho premuto F4. F3 più F4. Ah! Abbiamo scoperto una cosa nuova. Giusto per capire, serve il nostro... Come si dice? La nostra antenna di segnalazione per capire da che lato stai passando. Perché poi, quando tu ti perdi, così, quando vedi la struttura, capisci dove devi andare. Sperando che nessuno ci tiri una cecchinata randomica, andiamo. Cubo di magma fa squish. Bellissimo, cubo di magma fa squish. Ragazzi, che concerto. Dove potevo mai spawnare se non sotto lo spawner? Uè, ragazzi! Sì, vabbè, ma in facile è una pacchia, raga. Cioè, sto morendo, lo so, però non sono abituato a giocare in facile io. Qua in hardcore ero saltato in aria, proprio... Ma saltato in aria con l'aria in maiuscolo. Ma che cazzo? Oh, Bobby! Hai finito di bussare. Blaze Rod 4 abbiamo. Vai, più, più, più. Ma come? In che universo? Beh, mi ha dato fuoco al culo, ecco perché. Prendiamone almeno 7-8, dai. Dai, raga! Non t'avvicinare, distanziamento! Mascherina! Vabbè, dai, va bene così. Oh, yes! Molto bene, ragazzi, molto bene. Così non devo neanche ripiantare se ne prendo tante. Prendiamo anche questi che ci saranno per fare i repeater. La sella ce l'abbiamo fatta, ragazzi. San Gennaro in chat. Adesso devo soltanto ritrovare la strada. No, ma da qua dovrei essere arrivato, se non sbaglio, eh. Sì, da qua, ho preciso. Mica, al primo tentativo, ragazzi. Possiamo anche levarci dal cazzo, abbiamo già finito qua. Chi ci ha una pussy? Ti diranno io. Perché? Non ci credo, ma tolto. Ragazzi, morivo così, mi arrabbiavo. Ma ha tolto il blocco? Perché mi ha considerato che c'era l'entità dentro. Non me l'ha fatto mettere. Cioè, me l'ha messo e me l'ha tolto. Io da dove cazzo ero passato? Mi sono già dimenticato. Molto. Ah, ecco. Vedete? Già e già non serve andare a cercare le coordinate. Abbiamo il nostro segnale di segnalazione. È un pene. Allora, per favore, ho detto che è il segnale di segnalazione. È un santino per noi, come San Gennaro. Wimbledon, let's go! Wimbledon 2021. Gianni versus Gast. E ascolta. Niente. Dai, ma se... Ma sta la... Il Nether c'ha un problema, non so perché, ma... Cioè, non è normale. Arrendiamoci al nostro destino, non riusciremo mai a farlo. Andiamo fuori. Mostre interessanti non ce ne sono. Sì, ma voi avete rotto i coglioni con sto letto qua, eh. Guardate lì, Don Marco! Don Marco! Bello in alto è andato, Don Marco. Oh, stiamo già andando meglio rispetto all'altra serie, c'è da dire, eh. Cosa voglio fare adesso? Le pozioni, giusto? La lambicone! Allora, le bocce. Devo andare a prendere la sabbia. Prendiamone un po' adesso, non so quanta, ma sti cazzi. Allora, adesso non è così che funziona. Questi già prendono, partono. Tanto verranno comunque a dar fastidio, lo so. Andiamo a pescare, serve il pesce. E mangiate le alghe? No, vero, bisogna mangiare anche quelle. Non le ho trovate, in realtà. Abbiamo fatto l'achievement, va bene così. Cosa facciamo? Vedrei delle fire resistance. Niente, lui è isolato. È Don Marco, ragazzi. Don Marco che spia i bambini da sopra al campanile, guardate. Complimenti, Don Marco. Ecco qua. Hashtag funzionalità. Guardate quanto spazio risparmiato. Ecco. Andiamo a fare un po' di giri. Così almeno non siamo nella situazione imbarazzante che siamo adesso. Sennò veramente non ci capisco nulla. Sono abbastanza ordinato, dai. Non so quanto sarà comodo tutto ciò, però non mi lamento. Allora, cos'altro mi manca? A parte trade con i villager che adesso farò sicuramente. Robin Hood, eccolo qua. Ok. E il trade l'abbiamo fatto. Let's go! Allora, me la dovo, ragazzi. Siete pronti? 20! Let's go! Day 2. Adesso, cos'è che voglio fare? Dobbiamo fare la cosa del centro, ma non abbiamo abbastanza redstone, se non sbaglio. Dobbiamo andare giù in galleria, non c'è molto altro da fare. Direi che abbiamo tutto il redstone che ci serve, torniamo su. Vabbè, dai, voglio Dicevo, mi piaceva la tecnica che abbiamo usato l'altra volta, quindi la farò. A livello di mondo, ve lo dico, roba estetica poco, hashtag funzionalità, perché il nostro obiettivo qua è completare tutti gli achievement e non ce ne frega un cazzo di fare la villa, il castello e quant'altro. Facciamo il congegno. Allora, centro, voilà, botola,
Voilà. Arco. Dove sta? Non c'è. Serve l'arco. Ovviamente non abbiamo neanche i fili. Beh, ti pareva, ragazzi. Non ci abbiamo neanche i fili. Allora, aspetta. Facciamo il trade. Va bene, facciamo il trade con quello dell'impennatura lì. Dov'è il signor impennatura? Eccolo qua, il signor impennatura. Ok, vediamo se ci caccia un arco. Oh, yes! Eccolo qua. Addirittura facciamo un altro po' di scambi. Dai, fammi lo sconto sull'arco, Bobby. E da olè! Good. Ok, abbiamo l'arco. Non abbiamo le frecce, però. Dovrei avere qualche freccia qua. Ne basta una, non me ne servono tante. Non ci abbiamo un cazzo. Siamo la povertà assoluta. Almeno la flint l'abbiamo. Ci abbiamo manco la flint. Non abbiamo assolutamente niente. Assolutamente niente ci abbiamo. Flint, andiamo a prendere. 1, 2, 3. Mica, ci è voluto un cazzo. Alla faccia del 10% di drop ratio, ragazzi. Allora. Qua dovrebbe andare bene. Leva. Niente, non ce la faccio a spostarmi in tempo, va bene. Arco. Siete pronti? Devo far centro in un bersaglio da almeno 30 metri. E quindi, signore e signori... Oddio, assemblea? Assemblea, aspettate, metto... Ragazzi, sesso all'aperto? Aspettate, vado a prendere i letti. Avete il pane? Evviva! E invece sì! E invece sì che funziona sesso all'aperto! Che cazzo è il nano? Oh, eccolo qua! Ecco, e va a saltare sul letto, dorme. Che cazzo è qua? E poi! Cioè, dove siamo? Alla baraccopoli qua? Mi servono un altro... Ah, ok, dobbiamo zombificare qualcuno. Guarda, te è meglio... Ti regalo un letto, ma è meglio che te ne vai subito da qui che tu mi servi vivo. Bravo, vai a dormire, tu ci servi. Tu sei importante. Allora, aspetta, devo fargli fare il giro preciso, sennò non deve andare sulla botola. Forse è la volta buona, ragazzi? Ok. Per quale oscuro motivo, ragazzi, non lo sta picchiando? Mi allontano. Ah, ecco. Ha funzionato, ragazzi! Ok, ok, allora, calma. Lo zucchero, va bene. Occhio di rano fermentato. Boom! Allora, ci servono i creeper. Serve la polvere. Ok. Ce l'ho? Ce l'ho. Prima tiro la pozza e poi gli do la mela d'oro da mangiare. Ci servono le mele, ragazzi. Oltretutto vediamo... Oh, eccola! Nice. Nice, ragazzi. Se riuscissimo a fare anche questo... Ah, 30 blocchi sono 30 blocchi per forza. Oh, raga, mi metto più lontano possibile. Vai. La mela, presto! Doriamola! Vai che dura un minuto e mezzo quella cosa, là, quindi voglio dire che abbiamo fretta. Ah, le orecchie tutte le volte mi dimentico che fa un casino allucinante. Nice, eccolo qua. Vabbè, per i mob della notte, bene o male, ho killati tutti. C'è la strega, ma non ne voglio. Ho tutti nello stesso letto, ma che è? Pigiama party qui. Ho tutto, prima o poi i cavalli in qualche modo li facciamo accoppiare. Aspetta, togliamo quest'albero in mezzo ai coglioni che poi soffoco. So già come va a finire. Dai, sottomettiti a Gianni. Cioè, con un Gianni del genere che fai? Non ti sottometti, siamo anche dello stesso colore, guarda. Oh, guarda come stiamo bene insieme. Ok, no, servono quelle d'oro ufficialmente. Il cavallino! Molto bene! I lama, ragazzi, cosa serve per far accoppiare i lama? Balle di fieno, ecco. Minchia, una balla di fieno a testa? Buon divertimento, non ce li ho. Come faccio qua? Questa è una bella domanda. Ah no, posso andare nel Nether a prendere il bone meal, è vero. Potete non allontanarvi ancora di più, per favore? Oh, sono simpatici comunque, cioè mi piacciono. Come faccio a salire in groppa, ragazzi? Sella. Ah, wow! Olè! Mamma mia, che sgorbi comunque sono. Oh, sono simpatici comunque, cioè mi piacciono. E niente, ragazzi, si va in giro. Fai tasto destro per fare cose. Ah, sprintato, è velocissimo! Brum, brum! Senti che bel suono che fa. Immaginate che siano le vostre ossa. Almeno ne abbiamo un po', così posso fare le balle di fieno. Poi in generale c'è serve il bone meal. Oh sì, il mio amico è ancora qui, ragazzi. E andiamo! Vai, Bobby! Guarda che bello andare in giro così, non l'ho mai fatto, è veramente carino. Let's go! Tutti i biomi, sono 5, quindi insomma. Niente, non abbiamo trovato il bastione anche stavolta. Non che l'abbia cercato tantissimo, per carità. Mi dispiace, bro. Ti ho voluto bene, sappilo! Ti ho voluto bene! Ci ha serviti con onore! Ma la sella era troppo importante per la nostra run! Ti ricorderemo per sempre! Come un degno compagno! Che storia triste! Anche il cielo sta piangendo! Usciamo. Andiamo nel centro sociale. Eccoli qua, vate qua. Via dal cazzo! Allora, che cazzo dobbiamo fare? Le balle di fieno, giusto? Gennaro c'è?
Ok, Gennaro c'è. Andiamo a prendere i lama. Non che mi frega un cazzo la loro salute. Olè! Torniamo a casa, ci siamo ragazzi. Ma l'hai comprato il gioco? Certo. Allora, a questo punto, carta, cuoio. Potevo anche metterlo a cazzo. Davvero? Una volta doveva essere precisa, adesso puoi mettere anche a puttane, va bene. Tavolo per incantesimi l'hanno chiamato, va bene. Lo montiamo qua sopra? Ma ancora! È tornato Don Marco! Olè! Boom! Molto bene. Dobbiamo incantare un bel piccone? Facciamo il piccone, ragazzi. Unbreaking 3. Ragazzi, io posso soltanto pregare che non mi esca con Siltouch. Va bene, gioco. Mi piace così, andiamo d'accordo. Molto bene, molto bene. Ci mancherai, Sgorbio. Ci mancherai. Grazie per averci servito. Ragazzi, sapete già cosa sta per accadere. Oh, guardate i prezzi. Oh, questi sono prezzi che voglio vedere. Questi sono prezzi che voglio vedere. 8. Allora, non è. Poteva andare molto. Cioè, 8 smeraldi nel villager zombie trasformato è come, cazzo ne so, 45 nel villager normale. Ricordate, intanto c'ho anche l'altro che mi scambia per gli stick, quindi va benissimo lo stesso. Molto bene. Vai, claimato, basta, non ci serve nient'altro. Risigilliamolo. Ok, perfetto. Don Marco, sempre qua sopra il campanile a guardare i bambini dall'alto. Abbiamo degli smeraldi. Ah, cosa avevamo fatto? Dove eravamo rimasti? Fate fare un attimo mente locale. Mending avevamo preso. Oh, sì, avevamo preso i mending. Ah, minchia, è vero. Guardate che cazzo di piccone avevo trovato. Mettiamo mending, ovviamente. Però 32 livelli. Potrei prima di mettere mending e enchantare qualcos'altro. Facciamoci la spada in diamante. Puffete. E poi direi anche una bella armatura. Potremmo farci anche le gambe. Tanto, allora, i diamanti non devo più usarli. Facciamoci le gambe. O possiamo anche andare a prendere un po' di. Vai, vai. Easy, copriti di diamanti. Vai, un altro progresso. E adesso c'è un unbreaking 3 sulla spada. Ce lo facciamo questo livello? Vabbè, stiamo un po' la notte, ammazziamo qualcuno. Vorrei che spawnasse una strega, che la strega ancora. Diciamo, la strega è l'unico mob notturno che non ho ancora ucciso. Sapete cos'altro devo uccidere? Devo uccidere lo zombie villager. Il prossimo Gennaro lo dobbiamo fare fuori. Anzi, se ci fosse un volontario, devo fare il livello 30, quindi ucciderò un po' di mostri. Anzi, se ci fosse un Enderman sarebbe tanta, tanta roba. Ok, vediamo se riesco a portarli dai villager e a sacrificare qualche villager. Oddio, l'Iron Golem! La finanza! Drum! Devo riuscire a bloccare questo tizio. Tu sei inutile, disoccupato. Ok, ok. Vediamo se riesco a spingere uno dentro. Ah, nice. Allora, calma, opzioni. Difficile. Me ne vado che sennò si trigga su di me. Ma che, sono diventati amici questi? Boh, vi do intimità? Niente, sono amici, ragazzi. Ma io sono andato via. Senti tutti i suoni. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ah, perfetto. Stavolta non l'abbiamo salvato. È stata una vittima sacrificale. No, ma quanti? Mo fanno strage. No, no, no. Questo forse lo posso salvare. Ok, 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 calma, dormiamo. Forse quello lo salvo, che poi mi finiscono i villager qua. Mele, ce l'ho di mele? No, non ho le mele. Dai, mi serve una mela al volo. Niente, 50.000 sapling, niente mele. Va bene, abbiamo più. Finché ne abbiamo due, va bene, li facciamo riprodurre. Non è un problema, è stato un sacrificio necessario. Abbiamo il famoso mending. Io volevo. Ah, devo fare il livello. Cazzo, non ho fatto il livello 30. Facciamo un giro nel Nether, che dite? Andiamo, andiamo! Vediamo di fare anche efficienza 5, allora. Quello che volevamo. 3, 4, 5, 6, 7. 17, esatto. C'è un 1 in più. È stata molto facile, ragazzi. È stato molto, molto facile, devo dire. Trovare i diamanti. Sessione alquanto breve. Facciamo questa run farmless. Senza le farm. Io sto cercando dell'oro, se fosse possibile. L'ovo! Uno smeraldo, addirittura. Ma pensate voi. Uno smeraldo. Ah, boh, mi sa che scaviamo. Mi sa che scaviamo. Ecco, ragazzi, l'istinto conta più di qualsiasi altra cosa. Se ho l'istinto di scavare, ecco qua. Cosa cerchi? Cercavo dell'oro per fare i trade con i piglin. E se ci scappa anche una mineshaft, per cercare i ragni delle caverne. Mi pare aver sentito uno scheletro. Siamo stati allagati! Ah, ma è il posto di prima, vaffanculo. Ma mi sa che nel posto di prima è semplicemente spawnato, non c'è una mineshaft qua. Torniamo su. Mettiamo a cuocere l'oro e andiamo. Comunque che volevo trovare anche i diamanti. Quelli che mancavano per l'armatura. A sto punto mi faccio full diamante, buonanotte. Vai. Spada. Come contraccolpo 2, no. Aspetta, fammi vedere se ci metto un libro cosa succede. È lui, non è lui. Buongiorno. Cosa fa? No, smetti di trombarti i libri. Secchio con pesce palla. Questo mi serve. Arrivo subito. Allora ne devo prendere due. Perché uno mi serve anche alla fine fine. Va bene, ragazzi. Ah, proprio così. La madonna. Da che range mi prende, ragazzi? Stronzo.
Ragazzi, alla salute! Ah! Ah! Oh! Oh! Ah! Oddio! Oddio! Oh sì! Che botta! Che botta, ragazzi! Vabbè, ragazzi, effetti collaterali. Ah, però mi servono le stringhe, è vero, mi fanno comodo quelle. Beh, ragazzi, che dire? Ah! Ecco fatto. Probabilmente despawnerà, ma chi se ne fotte. Toh, stai lì e non rompere il cazzo. Ah, giusto, prendo un libro così provo a vedere un po' cosa mi esce. Protezione 3. È un po' un pattume, eh. Protezione al fuoco no, unbreaking è l'unica, va bene, dai. Ok, dai, accettabile. Dai, devo farmi un po' di livelli, incantare tutto e buonanotte. Che palle il tempo, ma come si fa? Come si toglie il tempo, ragazzi? Non lo voglio. Ah, effettivamente se piove... avete ragione, se piove, no? Allora slash clear, vaffanculo. Non mi è piaciuto molto questo comando, ragazzi. Ah, weather clear, non clear. Dio Cristo, che cazzo è? Vabbè, chat, possiamo andare avanti. Unlucky. Avevo qualcosa di importante a parte... Potevo effettivamente andare a controllare, cioè perché l'ho fatto distinto? Vabbè, chat, abbiamo l'arma, possiamo andare avanti lo stesso. Non c'è bisogno della creativa, Fieri che ce la può fare anche senza. Tanto vuole roba in diamante, va bene, non ci serve il diamante. Se fai kill ti ridà l'inventario, giuro. Davvero? Devo provare? Almeno l'exp lasciatemela per favore, almeno quella. Avevo soltanto roba enchantata, non ci serve per la nostra challenge, non ci serve. Ecco, vedi? Questo è San Gennaro. San Gennaro che mi viene in soccorso. L'ho sentito, dov'è? Sono un pro player, non ho bisogno di mezzucci, state tranquilli. Dove sei, Bobby? Dove sei? Eccolo qui, ok. Dai, potevi sganciare l'Enderpearl. Mai una gioia comunque in sta serie. Mai una cazzo di gioia. Va bene, unlucky, più che altro avevo il piccone con fortuna. È l'unica cosa di cui mi dispiace. Troviamo nel portale. Facciamo anche a meno, ragazzi, ne facciamo anche a meno. Poi disattiverò i cheat, così non accadranno più queste malefatte. Slash clear ti tira via l'inventario, ma pensa te. È inutile dire che non hanno mai pensato a fare un reverse. Allora, noi non abbiamo mai trovato sto cazzo di bastione in tutto ciò. La prossima volta almeno abbiamo imparato qualcosa, perché se adesso mi rigifto tutto non imparo nulla. Invece, come i bambini, di fare esperienza nella vita, di soffrire. Bobby, tieni. Bravo. Ah, devo fare anche l'ancora. Ah no, l'ancora l'ho già fatta, è vero. Va bene, aspettiamo che ci dia delle perle. Dentro? Vorrei che ce ne fosse più di uno, così almeno non ci metto mezz'ora. Niente, purtroppo non ce ne sono così vicini. Ce li faremo fare tutti da lui. Oh, tre perle, buono. Basta? C'è più niente? Tre perle. Speravo qualcosina di più, onestamente. Un po' una mezza delusione, se devo essere onesto. Va bene, dai. Andiamo verso l'end. Io che volevo sfidarlo con la mia armatura tutta indiamantata, ma almeno così sembra... Sono più Gianni. Speedrunner, ma non lo so fare quello. Se mi volete insegnare, è complicato. Non lo metti in dubbio. So che devi colpirlo alla testa, che fa più da minchia 13. Speravo qualcosina in più. Siamo poveri, ragazzi. Avreste mai pensato che Fieric diventasse povero? Non abbiamo più letti, davvero. Suo tizio ne avrà uno. Sì che ne ha uno. Fratm, nulla di personale, però mi serve il letto. Addio, letto rubato, vediamo se ce ne sono altri. No, ho già fatto pulizia. Pecora, eccola qui. Guarda, non t'ammazzo neanche, sono buono. Dovrei avere delle stringhe. Minchia, ne abbiamo un botto, però un po' mi servono. È il massimo che posso concedere, ragazzi. Via le stringhe. Che ci serve anche la balestra, oltretutto. Ci servono un sacco di cose. Ok, andiamo, chat. Si vola. Sì, però magari prendiamo anche queste. Dove sono qua? Andiamo. L'accendino. Dio Cristo, quanta roba che mi serve. Tranquilli che diventeremo esperti di Minecraft un giorno. Quel giorno non è oggi. Che cazzo? Vabbè. Ma sì, ma comunque allucinante. Vabbè, niente. Uno abbiamo già perso. Niente, laggata. Me ne ha tirati due insieme. Avventura contro il drago. Le ampolle. Oggi... ne basta una, vero? Ditemi che ne basta una. Una ne basta. E allora a posto, dai. Ma abbiamo la barca, Fieri. Che cosa stiamo combinando, Permesso! Uno slime sarebbe fantastico. Ti serve lo slime? A ucciderlo per i mostri. La Wesa. Wesa si chiama quel bioma, vero? La Mesa, non la Wesa, la Mesa. Badlands si chiama. Ah! Il deserto! C'è un altro villaggio laggiù. La piramide. Ma la piramide... cioè, è sfigata la piramide. Non mi fa per niente impazzire. Faccio così, ragazzi. Ci andrò poi. Allora, questo è un rischio se dormo qua, però. Se dormo qua e rompo il letto. Quando finisco il drago, dove mi manda?
Perdi lo spawn, sì. Andiamo anche di notte, allora, andiamo anche di notte. Le rotaie, molto bene. Qua ci andiamo, facciamo un salto poi. Salve, aia, aia, basta ragazzi. Lo spawner, nice. Preso le screenshot, quello ci serve. In effetti non ho molto cibo, penso di averne molto di più. O comunque anche nell'ultima serie di Minecraft era nella mesa il portale, che cazzo. I diamanti ragazzi sono scomparsi, mi dispiace dirvelo. Spariti per magia. Oh Jesus. Non ho visto se è finito sull'albero, ma mi sa che è rippato. Che poi comunque nella Stronghold ce ne stanno. C'è modo per vedere l'entità degli oggetti da qualche parte, cioè ma che cazzo, ma dove è andato? Ah niente, si è rotto. Vabbè, ero partito con 13, non 9. Ok, risali? Non è risali. Oh sì, nice! Mettiamo un attimo il nostro, la nostra base di segnalazione. Per ricordarci bene dov'è l'entrata. Ok. Basta! Ah, basta. Buono questo. Adesso torno indietro, volevo vedere un attimo... Carta, cioè, mi ci pulisco il culo. C'è un'altra chest. Oddio, l'ho dimenticata, è vero? Ok, non male. Ok, chat, ma dove minchia devo andare? Cioè, sono arrivato qui, letteralmente. Noi, ragazzi, mi sono sempre perso nelle Stronghold. Allora, chat, io sono arrivato da qui. Da qui, proprio. Sono sceso qui. Arrivato qui, dove devo andare? Giù dalle scale. Vai in su, ma come su? Non quelle scale. Torniamo giù. Salgo le scale. Queste, allora. Non è che ce ne sono tante altre. Io, ragazzi, sto seguendo quello che vedete voi. Vedete le scale? Io vado dalle scale. Qua ci sono altre scale, ma non penso portino da nessuna parte. Quelle, queste scale. Andare giù da qui? Niente scale. Bene, altre scale. Sotto, devo... Qui, sinistra. C'erano i diamanti. Giù dalle scale c'erano i diamanti. Andiamo dalle scale. Eccoci. Scusate, voi... buongiorno, signori. Avete per caso visto dei diamanti da queste parti? Oh, San Gennaro! Allora, torniamo su. Vai, chat, riproviamo. Allora, torniamo su al punto iniziale. Tutto da capo. Sono sceso da qua. Dove devo andare adesso, secondo voi? Tutti so... Ok, sinistra. Vabbè, non nella grotta, ovviamente. Penso voi diciate... Ok, siamo qua adesso. A sinistra, di qua. Non è qua. Era giusto prima. Torniamo su. Quindi devo andare in quella porta. Abbiamo fatto un passo avanti. Oddio, ce l'abbiamo... Brava, chat. Sapevo che potevo fidarmi di voi. Non ho mai dubitato di voi. Allora, arrivati qua c'è solo una cosa da fare. Ok, poi possiamo anche tornare a casa. Abbiamo poco cibo, sarebbe in realtà comodo andare a casa, però penso che ce la faremo anche senza, dico bene. Ti mancano due occhi, tre... Ah, sono 12. Molto male. Io convinto ce ne volessero 10. Torniamo a casa, ragazzi. Tutti a casa. Questo è l'altro portale. Io ovviamente non mi ricordo in mente dove fosse il primo, quindi andiamo a cercare un attimo. Cioè, io ragazzi ne ho usati 15, sono arrivato con 10. Me ne si sono rotti 5. Vi dico solo questo. Allora, il mio portale... Meno 20, meno 50. Scrivete in chat. Meno 20, meno 50. Signor Pigli, non c'ho nulla da darle oggi. C'è crisi, capisce? C'è crisi. Sì, forse così vicino per... Sì, vabbè, però non scappare. Perché non m'attacca? Oh! Vieni qui! È impossibile fare questa cosa. Cioè, ha trapassato la palla di fuoco e l'ha ammazzato. Una roba indecente. Addirittura siamo arrivati al punto in cui colpisco la palla del ghast, torna indietro, poi scoppia, come se non l'avessi fatto. Niente, bisogna andare con quelli. La sella ce l'ho, sì. Ma aspetta, ma è esattamente qua il mio portale, ok? No, mi sa che sono già arrivato. Penso che, se non sbaglio, dovrebbe essere qui. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. I bambini traddano qua, i bambini di Piglin traddano. Direi solo gli adulti. Non è roba per bambini questa. Scusi, signor Piglin adulto, cos'ha di bello da darmi? Mi abbiamo fatto l'amo i piccoli in diamante, c'è stato un problema tecnico purtroppo. Le live pomeriggio alle 15.30 iniziano. Che tragedia, ragazzi, che tragedia. Mettiamo qua dei libri, oh. Boh, direi che possiamo tornare, possiamo... no, dobbiamo fare i trade, niente. Quindi dobbiamo scavare di nuovo tutto da capo, ragazzi. Che siamo un po' poveri, effettivamente, di cibo, eh. Sa che adesso diciamo un sacco di pane e tanti saluti. Il pane non guasta mai, anzi, ce lo dovrei avere ancora... sì. Poi un cibo molto umile. Anche le patate sono un cibo molto umile, però... Ti faccio il cibo, dopodiché vado a prendere dell'oro.
punto a prendere altre Ender Pearl, così almeno posso finire. Mi mancano due occhi. Voi dite, Fieri, allora come cazzo ci vedi? Che ridere. Toh, 60 di pane, va bene. Ho un altro po' di ovo. Chi è che viene a scambiarlo? Me ne bastano poche, me ne bastano poche. Non chiedo tanto. Che stai a fare? Sto tradando sperando di trovare delle Ender Pearl. Altrimenti non posso completare il portale. Perché mi sono rotti 5 occhi su 15 che avevo. E quello? Oh, ma che cazzo. Gravel, eccola qua. Cazzo è sto nano? Affanculo al nano. Ma il nano c'ha l'oro. Ne ha rubato l'oro. A nano de merda. Ecco. Quanto ci vuole qua a trovare delle cazzo di Ender Pearl? Faccio prima ad andare a killare gli Enderman, che in genere in quelle foreste là ci sono. Andiamo a uccidere gli Enderman. Niente, io volevo uccidere il drago, però indovinate un po', non si può, ragazzi, non si può. Bastioni non abbiamo trovato neanche l'ombra, neanche col secondo portale si è visto il bastione. Uè, Bobby, ti guardo male! Ma non c'è tipo il 50% di possibilità di dropparle? Oh, le! Uno! Uè, Bobby! Oh, ma non si riesce! Incredibile! Due cazzo di perle! Una ne chiedo, no tante, una... Per favore, almeno tu, per favore. Non chiedo tanto nella vita. Chiedo una perla. San Gennaro. Come fa la finta? Olle. Ah! Sono rotto le gambe però. Quello non l'avevo messo in conto. Ovviamente io li chiudo, tu gli scrivi, cioè guardo lo screenshot e lo chiudo giustamente. Anche dici, lo lascio lì. 200 ci siamo, meno 70 no. Oh, grazie al cielo ci siamo. Ok. I timpani. È ora di andare. Andiamo. Eccoci qua. Allora, intanto raccogliamo. Nice. Sta girando. Sembra che stia girando sempre sulla stessa torre. Quindi in teoria lui adesso dovrebbe scendere. È così, chat. Devo tagliargli la testa quando la sua testa, che è un hitbox minuscola. Non riesco a vederla. Mi sa che ho un po' fallito. Però a livello teorico lo stavo facendo bene. È stato molto divertente. No! Unlucky, però Fieric. Grazie, un applauso chat, un applauso. Prima o poi me lo imparerò perfettamente. Adesso me lo tirerò off stream. Vedete la prossima volta, che sarà tra qualche anno. Round 2! Niente, si è già refullato il drago. I letti sono finiti. Andiamo a riprenderci la roba se esiste ancora. Cioè, lo sapevo che volavi col letto, però in genere lo facevo. E mi divertivo così. Però non avevo Ender Pearl, quindi abbiamo recuperato tutto. Chat, avete visto? Ho l'arco. E l'arco è tanta roba, però sono molto bocelli con l'arco. Alcuni sarà un miracolo prenderli. Ma ringrazio... cioè, il drago è meglio che ringrazi che non siamo su League of Legends, se no lì... Su League of Legends, a rivederci proprio, l'avrei spaccato. Giusto qua può avere un piccolo vantaggio. Vantaggio. Ah! Perdonate la virilità. Ah! Mamma mia, ragazzi. Ah! Mamma mia! Usiamo la nostra tecnologia chiamata acqua per andare giù. Stronzo. Torniamo giù, torniamo giù. Vi ho fatto una promessa che l'hai ucciso con il letto. Non ho specificato come e con quanti letti. Ok. Non facciamolo più. Stavolta ci è andata bene, ma non so quante altre volte potrà andarci bene. Non salto che poi mi fa schizzare via. Oh, oh, oh! San Gennaro ha voluto darci questo dono. Non lo sprecheremo. Ai 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 ai. Niente, ha sbrodolato ovunque. Ah. Mica quanto cazzo. Certo, quando avevo... Quando ho fatto tipo la Napoli, casco d'arco enchantato e tutto, era più facile, effettivamente. Io ho rinunciato al diamante per voi. La chat mi diceva, Fieri, rigivatelo in creative, del resto è tutta colpa di un bug. Io no, ragazzi, non sono un debole, non mi giverò nulla in creative. Ho finito le frecce! Abbiamo il letto, però. Noi ti aspettiamo! Letto del Napoli! Forza Napoli! Let's go, baby! Let's go, abbiamo conquistato l'Italia. Serve anche questo. Dove è andato? Ah, è qua. Non ho manco la torcia. Vabbè, la rubo, non è un problema. Quella è rubabile. Ah sì, l'avevo. Vabbè. Ah! Buona fortuna. Perché l'ho ucciso con i letti, non mi ha dato achievement.
Vabbè, tanto devo rievocarlo per forza. Dio, è tornato tutto come prima! San Gennaro! È un miracolo. Ma sono nuove. Vabbè, mica poteva darmi le rotte i pezzi armatura, scusami. Appurato che San Gennaro è stato così buono da rigibbarci esattamente i pezzi armatura e i pezzi attrezzatura che erano magicamente spariti al mio inventario in seguito a quel famoso bug, no, che vi ricorderete, possiamo finalmente andare avanti. Allora, dobbiamo incantarci la famosa spada, ecco, prima che succedesse il bug... San Gennaro ci ha risolto. Abbiamo questa spada da incantare. Magari aspettate un attimo che andiamo a prendere i libri intanto. Allora, io sono molto scettico sull'incantare la spada qui, perché non voglio contraccolpo e perché non voglio flame. Non ci riuscire contro. Allora, San Gennaro, sei stato così buono da ridarci il nostro setup. Adesso però non darci contraccolpo. Sì che non esca contraccolpo. Sì, un po' povera questa spada, ma va bene lo stesso, ragazzi. Va bene lo stesso. Andiamo a letto che è meglio. L'arco, andiamo di arco? Va bene, aspettate, adesso faccio l'arco. Magari l'arco ci dà qualcosa di decente. Allora, potenza 4. Beh, ragazzi, direi che andiamo di arco. Boom! E Unbreaking 3, ok. Non ci è andato purtroppo Infinity, ma va bene lo stesso. Efficienza 4 sull'accetta, efficienza 4 sulla pala. E nel libro ci dà contraccolpo. Bene, quello è, direi, assolutamente efficiente. Efficienza 4 qua. Potrebbe essere un buon inizio. Non è looting 3, però potrebbe essere un buon inizio per la spada questa. Indostruttibilità. Addirittura seal touch, efficiency. Va bene, va bene. Vediamo un po' unbreaking. E anche protezione 3. Direi che è andato piuttosto bene. Allora, fatemi vedere una cosa. O facciamo diventare questo con unbreaking. Abbiamo un unbreaking qua. Quindi, insomma, potremmo anche sfruttarlo. Non abbiamo l'incudine, però. Non l'ho mai craftato l'incudine. Allora, aspettate un attimo che mi prendo il metallo e facciamo l'anvil. Ok, abbiamo anche l'incudine. Toh, mettiamo qua. Ding! Io direi che più per efficiency lo utilizzerei per Unbreaking 3, questo libro qua, che è molto molto buono, Unbreaking 3. E lo potremmo mettere... Questo ce l'ha già, se no metto sulla palla, direi sulla spada, oppure metterlo sulla corazza, sull'elitra. Avete ragione anche voi. Costo 4, così uguale. No, così non si può giustamente, ok. Va bene, sull'elitra ha più senso mettere Unbreaking, è vero. Ecco qua la zucca, l'ho già fatta la finanza, mi sa di no, sapete. Ok, la zucca l'abbiamo, cesoie. Qui, tempo di fare una finanza qua da queste parti. Olè, pure questo ce l'abbiamo. Altro achievement, ragazzi. Altro achievement. Cosa abbiamo detto che facciamo? Andiamo a cercare l'elitra. No, dobbiamo farci prima la farm di creeper. Non ho tantissima cobblestone, penso di averne di più. Forse ne avevo di più, però San Gennaro non me l'ha ridata dopo che è successa quella cosa lì. Vabbè, tanto dovrà essere brutta. Ci serve anche del legno, però, che non ne abbiamo per niente tanto. E andiamo a prendere il legno, allora. Vai, prendiamo il legno Sergio. Oh, come va giù, che meraviglia. Guardate qua. Allora, quindi chat, abbiamo deciso, vogliamo farla di creeper o vogliamo farla di tutti i mob? Io la butto lì, siccome tutti i mob è un po' meglio. Tutti. Ok, sì, tutti è meglio. Anche perché, chat, le frecce non le ho infinite, non ho l'arco con infinity. Ci servono le streghe da killare. Nel mob spawner sicuramente spawnano le streghe. Ci serve anche un po' come farm d'exp, che effettivamente noi non abbiamo una farm d'exp. Oh, guarda come... Ah, ma le mele escono anche da questi alberi, non lo sapevo, sapete. Noi alla fine di questa serie diventeremo dei pro di Minecraft, chat. Quanto legno abbiamo? Prendiamone di più, tanto ormai. Non abbiamo le shulker, quelle farebbero comodo, quella farebbe comodo. Come al solito, ragazzi, lo faremo multicolor, come piace a noi. Allora, carote d'oro non ci servono più, libri non ci servono. Il secchio d'acqua ce l'abbiamo, è meglio farsene due. Altro secchio d'acqua, così abbiamo la fonte d'acqua infinita quando andiamo su. Redstone, i dispenser invece distributore, ok. Ah, serve l'arco. Non ho così tanti archi. Nel senso, non ho archi. E non ho neanche tante stringhe per farli. Me ne servono 8 almeno. 8 archi mi servono. Ah, mi sa che andiamo a lootare un po'. Aspettiamo la notte allora. Ok, ci mancano soltanto gli archi. Beh, intanto possiamo iniziare a farlo, dai. Andiamo! Qua siamo a 74. Non via, chat! Cosa, sì. Ovviamente andando su poi metterò il fiumiciato, la cascata. Siamo a Milano, ragazzi. Allora, siamo a 210 blocchi d'altezza. Quindi 128 è il limite per non fare caricare i chunk, da quel che ricordo io. Se non è cambiato questa cosa, forse dipende anche dalla render distance. Vabbè, al massimo si toglie. Benissimo, chat. Qua dobbiamo fare la fonte d'acqua infinita. Ecco qua. E anche questa ce l'abbiamo. Qua mettiamo l'acqua per scendere. E adesso iniziamo a fare il nostro
mob spawner. Ah no, devo scendere adesso. Devo scendere perché, come avevo già detto a voi, devo assolutamente prendere degli archi, delle stringhe. Quindi andiamo giù e andiamo a caccia. Oh, se mi droppano questi gli archi, perfetto. Ok, non me l'ha droppato ovviamente. Forse il ah, aspettate, ecco perché non si sente un cazzo. Avevo abbassato il volume delle creature ostili perché il drago ci stava penetrando le orecchie. Ah, poi chat, c'è un tipo di mostro che ho scoperto, non ho scoperto l'esistenza, prendo la wiki perché non l'avevo mai visto, che si trova nei posti innevati, tipo le montagne, ed è tipo uno scheletro, però skinnato. Ne avevate mai sentito parlare? Lo stray. Ecco, io non... ti applica lo slow un palo in culo. Vabbè, devo soltanto killarlo, quindi. Come si è messi a stringhe? 12. Sono... ok, le abbiamo precise. Le abbiamo precise. Diciamo che se ce ne dà qualcuna in più è meglio, però con 12 ne abbiamo altre 14. Possiamo fare 8 archi esattamente. Perfetto, ora possiamo andare su. Quindi la magione li ha già uccisi? No, Giago. Allora, la magione la voglio cercare quando avrò l'elitra. E quello che stiamo cercando di fare adesso è farci un mob spawner, uccidere un po' di creeper. Con i creeper uccisi prendiamo la gunpowder, ci facciamo i rocket. E a quel punto lì, dopo con i razzi, possiamo andare a prendere l'elitra. Una zucca, torta e zucchero, ok. Allora, zucchero e una zucca ci serve. Così facciamo anche questo. Ecco qua, non so perché ci sia come achievement sta roba qua, ma va bene lo stesso. Devo mangiarla. Sappiamo tutti come funziona qua. Dico bene, Don Marco. Ah, non ho altre uova. Mi sa che l'altro uovo penso di sapere dove è andato, ma non lo dirò a voce alta. Ok, la pietra ce l'abbiamo. Forse ce ne servirà di più di pietra. Cuociamo la cobblestone, sì. Cioè, della pietra già ce l'ho, però. Allora andiamo su. Purtroppo finché non abbiamo metodi più veloci di salita, questo è il massimo che vi concedo. Allora, ho un pezzo di cobblestone. Ho visto di meglio. Ho assolutamente visto di meglio. Allora, attrezziamoci, facciamoci la base qua sopra. Allora, puffete! Ci abbiamo veramente troppo bordello qua. Allora, legno ne abbiamo? Sì, ne abbiamo. Allora, qua dove cadranno i mob e ci saranno i famosi 9 hopper. Non sono d'obbligo, ma penso li farò. Non sono velocissimo a fare questa cosa qua, però lo faccio per voi. Allora, qua è dove cadranno? No, li faremo cadere un po' più... vabbè. A quanto siamo? 210, è vero. Quindi possiamo andare su di 22 blocchi. Allora, quant'è il danno, ragazzi? 24 muoiono. Allora, per sicurezza, c'han 22 e passa la paura, va bene? Ecco, sarà così. E qui cascano tutti i mob. Andiamo su. Allora, siamo arrivati fino a qua. Adesso, però, abbiamo bisogno di un altro tavolo da lavoro. Facciamo tantissime slab. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qua c'è il 9. E qua sarà dove spawneranno i mostri. Abbiamo la base! Mettiamo le torce, che sennò qua spawna il mondo. E niente, andiamo chat. Questa è una nuova serie, ho deciso di iniziare non in hardcore, così posso impararmi come funziona Minecraft per evitare che succedano le cose che sono successe nell'hardcore. I fulmini, Rick. Quali fulmini? Quali fulmini, bro? Bruciano tutto. Ma quali... ma dove sono i famosi fulmini? Durante la tempesta... non ci saranno tempeste. Ah, io sono amante del rischio. Lo sapete che sono amante del rischio. Quando ci sarà la tempesta, ragazzi, slash clean. State tranquilli. Io vorrei andare giù e tornare su sperando che non spawni nessuno. È possibile? Dai, facciamo così. Il soffitto lo faccio in netherrack. Così prende fuoco quello e non succede niente. Toh, guarda quanta legna ci abbiamo qua. Mi manca fare il mob spawner. Devo ammetterlo. Guardiamo insieme l'alba, chat. Il sole di Minecraft. Minecraft, il quadrato. Dunque, capito ragazzi? Cioè, spero di essere stato chiaro. Ed è così che andremo avanti, infatti. Ecco il fuoco. No, no, brucia tutto. Avevate ragione. Devo stare attento alla tempesta. Sarà bello alto. Molto, molto scuro. Io cerco di rusharlo il più veloce possibile, ragazzi. Così non vi annoio. Però comunque c'è, ha i suoi tempi questo mob spawner. Un po' come tutte le farm su Minecraft. Tranne la farm di pesca che, hey, è stata nerfata. Non è stata nerfata. Ah no? Si era capito che fosse successo. Vabbè, così avevo sentito. Io non lo so, l'aveva detto la chat. Ammetto che alcune volte dice delle cavolate. Clear. Però ho tolto questo. Sapete cosa? Quasi quasi provo con le botole. Come ultimo layer metto le botole, non le slab. Guarda qua, sembrano delle tavolette di cioccolato queste. Da qui ci sarà il dispenser che butta fuori l'acqua. Se butta fuori l'acqua così, i mob cascano prima. Praticamente fa così e poi ritira. Quindi i mob finiscono qua e poi l'acqua ritira, boom, e cascano. Ragazzi, così funziona. Quasi quasi, però aspettate. Tanto giù ci devo tornare per forza. Vado un attimo giù a prendere il letto. Così quando torna buio non ho problemi, posso togliere tutte le torce qua. Ah, intanto già che ci sono, ne approfitto e farmo un altro po' di materiali. Mi serve molto, molto, molto più legno. Poi vediamo se sta cuocendo la pietra. Non ho più letti. Sappiamo tutti dove sono andati i letti in questa serie. Andiamo dalle pecore. Marroni, let's go. Facciamo il letto Gianni? Mi sa che ci faremo il letto Gianni. Ah, poi devo mangiare anche la torta. Vediamo se riesco a farla adesso. Come si fa la torta? È assurda questa cosa. Allora, mucca.
Zucchero. 1, 2. Torta. Ah, ma i secchi. Oh, bene, così mi servono i secchi. Me ne servono 8, quindi ben venga. Questa ce la portiamo su. Ce la mangiamo su mentre lavoriamo. Allora, alberi. Ha sempre rilassato Minecraft. Però sapete qual era il problema? È che l'ho sempre giocato a cazzo, senza un obiettivo. Adesso, invece, mi trovo molto meglio. Perché io mi sono detto, non faccio il mondo in hardcore. Gioco Minecraft e faccio tutti gli obiettivi. Che alcuni sono impossibili. Cioè, alcuni, ragazzi, bestemmieremo tutti No, non San Gennaro, per carità. Poi impariamo tante cose. Impari un sacco di cose. Cioè, tu devi esplorare 42 biomi. Chat, ma io non saprei neanche volendo nominarvi 42 biomi di mai. Ma nemmeno 30, probabilmente. Nemmeno 20. Interessante. Ah, gli hopper ci servono. Ah, questo è tutto il ferro che abbiamo. Molto male, ragazzi. Ecco qua, il letto Gianni. Ok, torta. E anche il letto. Qua. Posizione sicurissima, ovviamente. Lavoriamo in sicurezza. E la torta, ragazzi. Basta, finita la torta. Ok, vabbè. Non penso di doverla finire, ma a parte che la finiamo, però penso basti così. Il ferro lo abbiamo, minchia, gli hopper quanti... Cioè, dovremmo farne 9, ragazzi. Non riusciamo neanche a farne 9. Non riusciamo neanche a finire questa. Vabbè, andiamo un po' in miniero. Allora, noi abbiamo 1, 2. E qua andrebbero messe le slab. Sarà stata una creativa. Di cosa stai parlando? L'armatura in diamante. L'ho detto che ci sarei data a San Gennaro. Ma se pensi che sia una bugia, sei un miscredente. Che poi, per chi non lo sapesse, io il crouch ce l'ho impostato su control e non su shift. Voi chiedete, Fieri, ma perché? Perché in tutti i cazzo di giochi con shift si sprinta. Per quale cazzo di motivo qua deve essere il contrario? C'è proprio una regola dei giochi online. Si sprinta con shift. Ok, allora arrivati a questo punto ci manca soltanto mettere il tetto e ovviamente fare tutto il congegno del caso. C'è un problema, e lo sappiamo bene qual è il problema. Non abbiamo il febbo, e quindi già lo sapete. Andiamo a scavare! Oh, questo è un buon inizio, che ci sarebbe anche il carbone, tra parentesi. Allora, aspettate che ci servono un po' di torce. Oh, guardate come si scava bene adesso. Adesso, tutt'altra roba. Un altro smeraldo! 3 smeraldi! Sessione di scavaggio, dobbiamo cercare il ferro. Poi così ci prendiamo anche la cobblestone. Oh, buongiorno! Buongiorno! Let's go! No, sono smeraldi. Da lontano sembrava, Sembrava un diamante da lontano. Ma... Oh, il ferro! Oh, c'è uno spawner qua. Ma che spawner, magari. Ovo! Niente. Oro, ferro, c'è un sacco di cosa. Molto bene, ragazzi. Potrebbe essere una zona interessante... Hello? Hello? Niente. Ok. Mi hanno rubato l'acqua, ragazzi. Sparita. Dove è andata l'acqua? Dove è andata l'acqua? È proprio sparita completamente. Io può rifare anche questo, perché alla fine che ci finisco dentro, che tipo mi toglie dal nulla il blocco sotto il culo. Io non andrò piano, andrò più che piano, perché qua da un momento all'altro volo giù. Da un momento all'altro piazzo il blocco, ci salgo sopra e sparisce. Che altezza siamo? 11. Ah, l'altezza dei diamanti. Quindi da un momento all'altro io scavando qua in giro potrei effettivamente trovare per sbaglio, chat. Potrei trovare per sbaglio dei diamanti. Bene. È esattamente quello che intendevo. Oddio, no! Ma così... Oh, Bobby! Zozzoni, non siete altro. C'è anche della lava. Ma cos'è sto posto scam? Ma dove stanno? Scusa, ma quanti ce ne sono qua sotto? Abbiamo finito? Cioè, ce n'è qualcuno qua dietro, ma non capisco. 17 diamanti, ragazzi. Lavoriamo in sicurezza. Ecco qua. Ah! Ragazzi, 200 IQ oppure no? Niente, ragazzi, altezza 11, migliore altezza per i diamanti. E questa ne è la prova. Tutti gli altri dicono, no, Fieri, dovresti scavare a qui, dovresti scavare là. Io scavo altezza 11, altezza 11, mi vuole bene. Dite quel che vi pare. Oh, il ferro. Ricordiamoci, il motivo per il quale stiamo scavando è il ferro. Il diamante è una cosa in più. Ok, sono arrivato da qua, perfetto. Non l'ho presa l'elitra, perché volevo prenderla quando avevo già i razzi per volare. Perché poi il problema è sempre, prendi l'elitra e poi ci metti mezz'ora a tornare perché non c'hai i razzi. A sto punto io sono detto, prendo l'elitra quando c'ho i razzi per tornare a casa. Minchia, che sessione prolungata di scavaggio che stiamo facendo. Oh, i materiali ci sono. Nice! Altezza 11 non delude mai, chat. Pure. Quanti smeraldi che sto trovando? Altro che traits. Let's go! Mamma mia, ma qua San Gennaro ha fatto veramente i miracoli comunque. Vabbè, ma quanti materiali che ci sono? Guarda qua, quanta roba! Qua ci stiamo fino a domani, chat. Devo dire che i diamanti ne abbiamo trovati anche troppi. 36, cioè neanche volevo trovarli. Comunque qua l'acqua, ragazzi, scompare ad una velocità manco fosse il portafoglio a Napoli, veramente. Allora, torcia a sinistra, uguale sto tornando a casa.
qua, va bene. Vabbè, ragazzi. Ma oggi San Gennaro ci vuole bene. San Gennaro, allora potevi anche non ridarmi tutta l'armatura in diamante. Cioè, bastava questo. La magica ed unica altezza 11. No cibo, no acqua, GG Frey sta simulando bene l'Africa. Allora, ragazzi. Si dicono queste cose. Purtroppo è... Mamma mia, che U-turn che ho fatto all'ultimo secondo. Torce a sinistra. Easy. Ragazzi, l'avrei mai trovato secondo voi senza aver fatto questa cosa? Lo dico io, no, perché mi conosco, non ce l'avrei mai fatta. Sono dei tuoni, chat, eh. Speriamo non abbia preso fuoco il mob spawner. Come si chiama la fornace, blasting furnace in italiano? Non me lo ricordo mica. Alto forno. E come si fa? Con la pietra cotta. Oh, Jesus. Ah, ce l'ho. Ma che cazzo? Era qua sopra. È vero, l'ho rubato ai villager. Non me lo ricordavo. Zio, mi ha fatto una casa. È la mia casa questa. Quale miglior casa se non il campanile? Smeraldi. 49 diamanti. Cioè, 5 secchi d'acqua. Adesso abbiamo fatto... Allora, di secchi d'acqua ce ne serviranno 8. Ok, uno per dispenser, più uno per me ovviamente, quindi 9 totali. E poi ci servono 9 hopper. I tappeti, allora, cesoie! No, le ho lasciate su, non ci credo. Potrei portare della roba su intanto, anzi, vado a prendere su della roba che devo riportare giù. Intanto che là deve ancora cuocere. Guarda Marco lì come... chissà perché lui sta sempre lì sopra, cioè non si muove. Ecco qua, me lo ricordavo. Portando giù la roba che non deve stare qui. Ah, potrei anche prenderle le pecore a sto punto, cioè voglio dire... Signorina, venga, signorina! Vai. Anche quella Gianni. Non tutte insieme. Niente. Ingorgo stradale, ragazze. Spostati. Maiale che non sei altro. Oh, ma via dal cazzo. Vediamo un po' se ci riesco adesso. Oh, adesso sì, guarda, sono magra adesso. Permesso. Fatto. Abbiamo anche le pecore. Oh, ragazzi, tramoggia! Le tramogge. Ma a voi piacciono le tramogge? Noi cosa dobbiamo fare qua? Dobbiamo piazzare tutte le famose tramogge. Abbiamo detto, questi sono 22 blocchi. Andiamo un attimo a riprendere quest'acqua che dà solo fastidio. Mettiamola in un altro punto, possibilmente. Mettiamola all'esterno. Giustamente qua devo andare a tappare. Allora, legno ne abbiamo? Sì, ne abbiamo abbastanza di legno. Qua cadranno i nostri amici mostri. Qua ci sarà la chest. Qua facciamo una piattaforma in modo tale da poter raccogliere tutte le cose. Ok, amici, guardate qua che meraviglia. Questo è il magazzino e qua ci saranno tutte le chest. Chest che tra parentesi dobbiamo farci. Allora, doppie chest. Quindi chest tramoggia, così deve essere. Easy, tappeti. Allora, siamo verso le fasi finali adesso. Quindi, abbiamo bisogno di questi, abbiamo bisogno dei secchi d'acqua. Chiudere il mob spawner è l'ultima cosa, perché poi inizia a spawnare i mob. Quindi prima si fa tutto e poi si chiude il mob spawner. Allora, è tempo di piazzare i famosi dispenser. I dispenser, ragazzi, vanno piazzati nel punto centrale della nostra piattaforma, esattamente in questo modo. Ah, magari se ci metto già i secchi, Fievic, pure tu. Adesso dobbiamo fare il circuito fuori. Allora, andiamo, ragazzi. Adesso dobbiamo connettere tutti questi dispenser. Allora, iniziamo a fare il tutto qua. 20 ripetitori. Adesso è tempo di fare il nostro circuito, ragazzi. È tempo di mostrarvi come funziona il tutto. Pezzo di... Ovviamente non abbiamo il pezzo di cobblestone, ce lo siamo dimenticati. Ci serve una leva. Allora, vi faccio vedere che succede. Adesso il nostro obiettivo è fare un clock, in modo che con la prima ondata tiri l'acqua e che con la seconda la risucchi. Non va bene. Ascolta, lo faccio da quando sono nato. Va bene, fidatevi. Qui prende! Ragazzi, è stato piuttosto facile, devo dire. Allora, dobbiamo mettere l'acqua. Guardate qualche precisione, chat! Proprio adesso doveva venire notte! Easy. Allora, sotto è preciso. Sotto l'abbiamo fatto un chef kiss. Andiamo a tappare, ragazzi, e vediamo un po' se funziona. Ok, è completamente buio, ragazzi. È tempo di provare, siete pronti? 1, 2... Funzionerà o non funzionerà, chat? Scopriamoli insieme. Ah, sentite qua. Sentite qua, ragazzi. Musica per le mie orecchie. Appunto. Sono stato un po' afk stamattina, come avete ben capito. Oltretutto è spawnata anche una strega. Già avevo fatto qualche kill oggi, stavo un po' farmando. E ho killato una strega, quindi sì, spawnano anche le streghe dentro a questo mob spawner. Qualcuno mi ha detto, no, soltanto nei chunk e la t... No, spawnano a prescindere da quel che ne so io di streghe. Infatti è spawnata la strega, adesso ne è spawnata un'altra. Comunque l'ho già segnata la strega tra i mob da killare. Vediamo un po', ragazzi. Ecco.
Che bel concerto. Dobbiamo aspettare che spawnino i Phantom, perché i Phantom, oltre a doverli killare in quanto mob ostili, dobbiamo fare anche un achievement diverso, che è killarne due con una freccia della balestra, utilizzando ovviamente l'enchant del piercing. Ok, non dobbiamo dormire. Scendiamo. Allora, non dobbiamo dormire. Qua sopra c'è Don Marco. Dov'è Don Marco? Ah, eccolo qua. Lui è sempre lì. Don Marco è sempre lì. Senti come ride, senti come cazzo ride. Mettiamo un attimo lì, mettiamo via la redstone. Abbiamo un inutilissimo arco. Via del ferro, come mai ne ho così tanto? È una bella domanda, non lo so. Vai, voglio prendere un po' di ossa per farmi il bone plating che mi serve. Abbiamo l'ennesimo arco inutile, via anche l'arco. Le frecce ovviamente le teniamo, devo andare a prendere delle altre. Via le scalapioli, via le scalapioli. Dobbiamo assolutamente farci la balestra, quindi stringhe, gancio, balestra. Vabbè, adesso giusto per avere l'achievement. Vediamo se riesco a prendere... Ah! Troppo alto il tiro. Abbiamo tirato anche con la balestra. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo enchantarla e sperare che ci esca piercing. Ma è che la rimob non ci sarebbe più a niente. Oh, stai lì, pezzo di me. Oh, mi stai inseguendo. Oh, guarda lì come trottola. Quando avremo l'elitra sarà tutto più facile. Qua salire, ragazzi, state tranquilli. Prendiamo, vabbè, ok. Sì, il pollo, infatti, era morto. Prendiamo queste, prendiamo le stringhe. Insomma, la roba più importante. Un po' di pulizia contatti qua dentro. Ecco qua. Allora, torniamo giù. Enchantiamo la Betsy. Allora, vecchia Betsy, cosa mi dai? Indistruttibile, minchia. No, mi sa che andiamo di piercing. Piercing, ragazzi, fino a quanto arriva? 4, arriva al 4. Vabbè, penso comunque mi farò questo, ragazzi. Alla fine, cioè, a me basta che muoiano, poi non lo userò mai più la balestra, probabilmente. Vai, piercing 3 va bene. Gennaro ancora vivo? Certo che è ancora vivo, con il suo mending a 12. Ma che so, ma questi sono scam. So già cosa ti farò fare. Ci penso io. Ok, patate e carota. Allora, la carota non ci serve un cazzo. Le patate, invece, vorrei farle, perché si fanno riprodurre i villager molto facilmente con le patate. Quindi mi sa che utilizzerò questo. Andiamo a fare un po' di patate. E allora via. Oh, anche la patata velenosa dobbiamo mangiare. Molto bene, ragazzi. Don Marco, alla salute. Ah! Alla tua, Don Marco. Ah, sì, come piace a noi. Ah, ok, dura un cazzo il veleno. Allora, siamo pieni di patata, ragazzi. È ufficiale. Però adesso abbiamo sono i villager che devono riempirsi di patate qua. Allora, villagers, devo in qualche modo unirli. Ma ce ne abbiamo altri. Beh, c'è Don Marco là sopra, è vero. Magari con un bel barcone porto giù Don Marco, finalmente. Ecco qua. Ok, Don Marco, dove andiamo? Allora, benvenuti nel nuovo centro sociale. Vai, facciamo le case in ghiaia, proprio come in Italia. Molto bene. Allora, sta avvenendo notte. Vediamo un po' se riesco ad arrivare dei Phantom. No! Ecco! Cioè, sarebbe bello che si zombificasse, però non lo sta attaccando. Ma può attaccarlo in quella posizione? Ah, no, sì che lo sta attaccando! Menagli! Nice! Calma. Prendiamo le pozioni, intanto. Pozioni, allora, weakness ce l'ho ancora, sì. Debolezza, ecco qua. L'oro ce l'ho. Le mele le ho? Ho anche le mele. Molto bene, ragazzi. 1, 2. Così se riesco a prendere entrambi i villager sarebbe tanta roba. Il mini zombie deve morire. Afamok. Ok. No! No, finanza! No! Non ci si può mai fidare della finanza, incredibile. Oh, eccoli! Nice! Oh, un attimo! Allora, hanno 10 cuori. So che l'accetta in diamante fa 9. 9 di danno sono 4 cuori e mezzo. La spada 9, ok. Sì, puoi ricordarseli quali sono. Quindi devo tirare 2 spadate. Falli entrare in 2 nella barca. Nope. Non ha funzionato, peccato. Vabbè, prossima notte, raga. Allora, ci servono i fiori, oltretutto, per farci la zuppa. Dobbiamo fare la zuppa droga. Abbiamo ancora 2 villagers. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portare quell'altro villager, Gennaro, per gli amici Gennaro. Dobbiamo portarlo lì. Gennaro, per qualche motivo, ha alzato i prezzi. Stavano a 8, adesso li fa a 32. Scusatemi, a 12. Venga, Gennaro, venga. Ecco qua, vieni a lavorare, bravo. Ovviamente adesso chiudiamo tutto, manco a dirlo. Visto, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Torniamo a noi. Dobbiamo fare l'achievement dei Phantom. Allora, dobbiamo anche andare a prendere l'elitra, ovviamente. Certo, ragazzi, adesso ci andiamo. Allora, avete detto barca. Passo la vita a fare le barche. Le barche non le ho mai nell'inventario, quindi vorrei capire cosa sta succedendo. Così non si può più fare, vero? Hanno proprio rovinato il gioco. Facciamone 2 che non si sa mai. Abbiamo le barche. Phantom non ve temo. Niente, li aspettiamo, ragazzi. Potremmo anche cercare di zombificare qua. Aspettiamo che il miracolo si compia. Eccolo, andiamo a prendere tutto. Ok, allora, pozioni di debolezza, 1 e 2. Oh yes, sto sentendo belle cose. Oh sì, vai, trasformati tutti. Easy. Adesso, la finanza deve sparire. Oddio, eccoli. Allora, non disturbatemi adesso, per favore. Ok, 1.
2, 1, 2, ok, in teoria sono precisi. Oddio, 1. C'è? Oh! Raga, non devo fallire adesso. È finita per voi! Ah! Nice! Abbiamo un altro problema da risolvere. No! No, 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 no! Non doveva succedere questo. Devo trovare il modo... Ok, ok, però ne è uscito uno solo. Devo trovare il modo di isolarli. Devo trovare il modo di isolarli. La barca, la barca! Allora, in casa... Ok, no, gli adulti no. Venga una... stai calmo! Dio madonna l'audio. Allora, finalmente possiamo andare a prendere l'elitra, anche se non c'ho il libro per mending. O ce l'ho ancora il libro con mending? Distruttibilità e c'ho unbreaking, è già qualcosa. Non è così essenziale. Ci serve tanta carta e tanti razzi. Tempo di fare un po' di capodanno a Napoli qui. Nice. Ci stanno gli zingari. Ma domanda, ragazzi, quanto è fattibile battere un raid per come sono messo ora? Beh, penso di farcela con tutto in diamante, vero, chat? Nate, ma tanto devo killarli prima o poi. Cioè, quello è il fatto. Ormai sono full in diamante, sono enchantato. Mi preparo a modo e via. Dai, tanto devo killare un sacco di quella roba lì. Allora andiamo, chat. Siete pronti al combattimento contro gli zingari? Andiamo! Hello? Sono scappati! È stata la finanza. Ma i golem, ragazzi, fanno soltanto dei danni su Minecraft. F in chat, ragazzi. F in chat, è uccisa la finanza. Vabbè, niente, prendiamo i razzi, torniamo a noi. Poi aspettiamo anche che il bambino cresca. Così gli facciamo, tiriamo fuori un altro mending, sperando che non costi 12. Andiamo e buona fortuna, ragazzi. Da che parte si fa? Sì, dobbiamo andare prima di tutto nel Nether. Vabbè, ne approfitto di questo tempo. Aspetta, dovevo andare qua sopra? Io non mi ricordo già più. Sì, ok. Ok, di qua. Allora, eccoci qua. Ok, triggeriamo un po' di gente. 13. Per adesso è che ce la possiamo fare andare bene. Poi dovremo prendere anche lo shulker box e portarlo nell'overworld. Inutile dire che mi guarderò dei video su come fare questo determinato tipo di lavoro. Sì. Oh. Ah. Poteva andarmi meglio, ragazzi. Allora, una volta avremo detto rip ventole. Ah. Il void più brutto del mondo. E devo anche per forza farmi il tunnel, perché anche se lancio la perla, poi non la rilancio per tornare qua. Scordatevelo, abbiamo già visto. Abbiamo già visto cosa succede nell'ultima Napoli Craft. Quindi dobbiamo farci il ponte, almeno qua. Perché provare a cecchinare quest'isola, manco morto. Ah, questo è il frutto di Chorus. Oh yes! Ok, ragazzi, andiamo. Andiamo a vedere se c'è il barcone degli immigrati, ragazzi. Vediamo se c'è un modo di agganciarci qua. Se no, bisogna fare il ponte della muerte. Ok, qua sembra abbastanza fattibile, vai. Due! Ah, lì il barcone degli immigrati lo vedo. Laggiù? Mi sembra che ci sia pure laggiù, ragazzi. Direi che ci sta aiutando il buon San Gennaro qua. Qui vorrei lasciare uno shulker, visto che è quello più vicino. Oddio, però è vero, ci sono più portali. Potrei trovare una struttura molto più vicina ad un altro portale e passare tramite quello. Non lo so, vediamo. Ok. Ecco qua. E i drop dove minchia sono? Volare sopra un numero certo i blocchi con gli shulker. C'è una tecnica, adesso vedrai, che ovviamente non ho inventato io. Adesso aspettate che... Vediamo se questo... Ok, mi ha nittato. Allora... Non è andata. Vedete, altezza 50 blocchi a causa degli attacchi di uno shulker. Peccato. Forse prima potrei prendere l'elitra e poi pensare di far questo. Allora, non ho visto a che... Aspetta, fatemi vedere un attimo l'altezza che c'è di base qua sotto. Qua siamo a 61, ok. Rompiamo il formaggio qua. Ok, allora, devo riuscire a farmi tare di nuovo. Adesso vi faccio vedere il cheating, siete pronti? Ok. Fatto. 50 blocchi, easy. Ora torniamo su. Lo sapevate o no? Io ovviamente non l'ho inventato. Allora, barcone di là. Qua ammazziamo un po' di gente che dà un fastidio. Ce ne sono un po' troppo. Allo, mi scusi. Via. Chi c'è ancora che mi rompe il cazzo? Basta, sono tutti fuori. Allora, percepisco un po' di povertà in questa cesta. Questo ce lo portiamo con noi, grazie. Ah, è vero che serve Siltouch. Vabbè, troveremo un piccone col Siltouch. Non lo sapevo, ragazzi. Non è che potete prendermi per il culo per ogni cosa che non so. Ok, andiamo su. Un po' di povertà, devo dire. Però sopra ci saranno più ceste, sicuro. Bella madonna.
Poi, ma che è, ragazzi, un concerto? Non riesco a muovermi, ragazzi, mi stanno spingendo fuori. Non finire adesso, non finire adesso. Boh, li prendo efficienza 4 in distruttibilità, ok. Boh, li prendo perché tanto sono gli shulker, ma abbastanza pattume sta roba qua. Adesso andiamo nel barcone, ragazzi, ci andiamo. Potrei fallire miseramente. Vado! Ah! Nice! Scusate. Ecco, due volte penso. Very good. Barattura d'oro va soltanto perché siamo... Oh, lama sferzante, bella, questa lo unisco. Direi che siamo a posto così per adesso. Ci prendiamo anche la testa, ovviamente. Ah, very nice. Tutto ciò è assai incredibile, ma ce l'abbiamo fatta. Andiamo, voliamo. Oh, è vero, c'ho i razzi. Voliamo! Gianni Volante! Dopo Sergio Volante abbiamo Gianni Volante. Spam di Gianni Volante. Andate a vedere la combinazione di Gianni con le ali. Ah, questa è la prima fortezza. E si vola! Minchia, una volta che c'è l'elitra ti cambia proprio il mondo qua. Un'altra ancora, vero? No way, no way. La terza no. Mettiamo un'altra shulker. Ci mettiamo quest'altra elitra. Ci mettiamo sto pattume qui. Beh, ragazzi, che dire. Ma fate un attimo vedere dove sta sta fortezza. La terza fortezza che ho trovato. Quella lì è quella dove siamo arrivati noi. Là, perfetto. Questa fortezza fa schifo, ragazzi. Meno male che abbiamo beccato anche la terza. Tre razzi da uno sono molto più efficienti di un razzo da tre. Ok, questa fa schifo, non c'è proprio niente. Vabbè, c'è un po' di looting, va bene. Un pene in mezzo al void. Minchia, davvero. Questo è proprio un pisello spawnato qui a cazzo. C'ha bene il looting, ma quanto potrà mai servirci? Aspetta, anche carichi tutto. Ragazzi, vedete anche voi quello che vedo io laggiù nell'angolo. Quella il crocifisso, ragazzi. Per favore, San Gennaro in chat. Cazzo, i metropoli. Terza elitra, ragazzi. Terza elitra, let's go. Sella, tocco il velluto, ok, ok. Allora, c'è del looting qua. Allora, qua sopra direi assolutamente di no. Qui sopra non c'è un cazzo, qua sotto sì. Allora, io sto pattume qua in arrow non penso proprio lo prenderò. Prendo solo la roba in diamante che ormai, cioè, basta onestamente. Là c'è qualcosa. Ah, quello là era il pisello. Allora è di là. Dovrebbe essere di là, ragazzi. Se quello là era il famoso pisello, no? O è quella? No, qua non c'è la testa del drago. Ah no, c'è! Quella è un'altra nuova, quindi. Olè, ennesima elitra. Possiamo anche romperle, ragazzi. Non ce la faccio più, ragazzi. Basta darmi ste fortezze, eh. Ci sarà anche poca acqua in questa serie, ma non mancano le fortezze. Boh, andiamo a lootare anche questo, già che ci siamo. Come si è messo? La madonna. Molto bene. Allora, è quella lì che dove dobbiamo andare, è vero? È quella nuova. È la madonna, cos'è questo? Questo è il reame, questo è il castello proprio. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, dai, questa è l'ultima. Poi non ho più voglia nemmeno io di lootarle, però semplicemente sei bello perché c'hai questa streak di fortezze una dietro l'altra. Ah, che cazzo è sta? Non l'avevo mai vista fatta così. Ah, qua da lootare c'è il piano sotto, ci sono quattro piani da lootare. Buongiorno. Ah, i diamanti, la roba in diamante, il ferro. Mi sa, ragazzi, mi faccio un'altra shulker a sto punto, perché qua piano piano finiscono qua. Allora, ho detto sempre di prendere quella a sinistra, quindi andiamo qua. Qua non c'è niente. Fregato, ragazzi. Andiamo qua, allora. Altro scam anche qua dentro, sì. Però c'è altra roba da lootare sotto. È veramente illegale questa fortezza qua. Io una fortezza così grande non penso averla mai vista quando gioco a Minecraft. Oddio, oddio! L'Enderman è partito. Aia! Non le hai lootate tu. Basta, basta, è sotto il cazzo. Non lootate troppe. Se, oddio, Gianni lampeggiava. Come mai? Pensate che bel portale, ragazzi, che ho. Qui così sono spawnato. Andiamo un attimo qua nell'end. Vabbè, ci manca da killare il drago, perché non l'ho ucciso il drago, ragazzi. L'ho ucciso un letto, quindi giustamente mi merito che non esca, Tuk. Buongiorno, signori. Nice, guardate dove siamo respawnati. Guardate qua quanti pezzi di armatura. Ma è troppo looting. Cioè, io non pensavo di prendere tutta sta roba qua. C'è veramente troppo looting. Farò più chest, ragazzi, che vi devo dire. Farò più chest. Poi magari vediamo anche cosa abbiamo lootato. Ci ho lootato un sacco di cose che, boh. Serve mending. Serve unbreaking. Ce l'abbiamo già libero con unbreaking. Ci serve mending. Mica qua, ragazzi, guardate che roba multicolor ho fatto, perché stava succedendo un casino. Quindi facciamo business tra noi adulti. Ah, ma il business con gli adulti volevo farlo quando avevo mending, così potevo curare la cetta con tutti gli scambi. Muoviti a crescere. Allora, vediamo un po' come siamo messi. Il famoso miele, ok, ci serve il silk touch. I mostri, cos'altro abbiamo killato? Shulker, ok, siamo a 16. Qua dobbiamo duellare con uno scheletro, dovrò fare tipo una trappola per lo scheletro, perché sennò da 50 metri, non dico se è impossibile, però che due coglioni. Colpisce un vilico con un fulmine. Scheletro intridente contro qualcosa, gettare via la tua unica arma non è una grande idea. Ok, ok, dobbiamo rievocare. Qua un bel po'. Utilizza il nether per spostarsi 7 km nell'overworld, vabbè, una stronzata. Distrugge un gas con una palla di fuoco e recupera... Niente, ragazzi, buona fortuna.
È giunto quel momento? Nice! Avete visto, ragazzi? Fidatevi di me. Allora, Mending. Oddio! Grazie al cielo! San Gennaro in chat! Ok, climato, ragazzi. Uno smeraldo, un Mending. Muah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bene. 9 Mending ci facciamo adesso. Poi possiamo anche schifare i poveri e prendere anche più di 9. Cazzo, aspetta, ho preso troppi Mending. Andiamo a posare un attimo i Mending, ne abbiamo troppi. Faccio esempio con gli scambi. Mentre prendo Exp, ragazzi, mi basta tenere in mano l'oggetto. Ed è fatto. Ecco fatto, vedete, ha fatto anche il movimento. Ha fatto quel movimento che avete visto, l'accetta che non replicherò. E niente. Un libro, uno smeraldo, ragazzi. Ok, ci piace questa cosa, ragazzi, ci piace assai. Guardate, fa quel qua. È per far capire che l'accetta si sta curando. Puff. Costo 5, bene, dobbiamo farci un po' di livelli, ragazzi. Guardate qua. Oddio, lo so, non è come la farm di Enderman, ragazzi. Dobbiamo fare gli accoppiamenti, minchia, accoppiamenti i gatti, quelli sono una palla. Ma adesso che abbiamo l'elitra, mettiamo Mending su tutto, sistemiamo tutto e andiamo a cercare magari... O magari li facciamo per ultimi i biomi. Senti qua che concerto! Oh, allora, ma che è sto casino? Basta! Basta! Inizia contatti un attimo. Molto bene. Torniamo a noi, prendiamoci un po' di polverina magica, quella che piace a noi. Bene, ragazzi, torniamo giù. Dobbiamo fare un po' di cose. Abbiamo la spada, purtroppo, che ha soltanto looting 2. E sappiamo bene quanto sia difficile farci droppare le teste di scheletro. Quindi, purtroppo, dovremo per forza di cose, almeno per non perdere l'anima, farci un bel looting 3. Ovviamente no, non ho sistemato minimamente le chest, ma su questo non ne avevate dubbi. Dico, bene, ragazzi, prendiamo i razzi per far capodanno a Napoli. Allora, stavo dicendo, adesso metteremo Mending da tutte le parti. Volevo far riprodurre i villager, visto che l'altra volta mi è andata un po' male, diciamo così. Abbiamo le patate, ragazzi, che io sappia, l'altra volta è successo un po' un casino, dove madonna sono qua. L'altra volta, purtroppo, non siamo riusciti a riprodurre i villager con le patate. Non so che cazzo fosse successo. Adesso gliene diamo 40 milioni. Allora, come va messi? Qua avevamo il magico Mending a uno smeraldo, ragazzi. Muah! Devo farli trombare di nuovo, questi due signori. Devo prendere le stesse patate. Toh, guarda quante ce ne sono. Ma le sta fottendo tutte lui, non capisco. In teoria dovrebbe funzionare. Boh, ve le do tutte, tante un sacco, però non, cioè, non mi sembra giusto che mi derubiate così. Comunque, torniamo a noi, qua come siamo messi. Ah, abbiamo finalmente la barbabietola, è vero. Non so se l'avevo già mangiata, ma adesso finalmente la possiamo mangiare. Figlio, ovviamente non se ne parla, eh. E ti pare? Facciamo il pane allora, facciamo il pane. Vabbè, con le patate, ragazzi, non si fa un copulare, non so che dirvi. Allora, rompiamoci un attimo le gambe. Ok, ha funzionato. Boom, e abbiamo anche la barbabietola. Niente, ci si mette così e si lavora. La zuppa di funghi ce l'ho già e mi serve quella con il fiore, è vero. Allora, zuppa di vediamo un po' che zuppe si possono fare. Ah, ok, è piuttosto semplice. Oltretutto mi voglio fare anche la zuppa misteriosa, stufato misterioso, come cazzo si chiama? Quello lì, Suspicious 2. Allora, barbabietole, hanno 6 precise. Ah, prima mi faccio questo qua, zuppa sospetta, e poi questa qua. È tempo dell'autolesionismo, soltanto nel gioco, ovviamente, ragazzi. Oh, l'hanno fatto il bambino. Forse ci vuole semplicemente un bel po' di tempo. Ce l'hanno fatta, ragazzi. Evidentemente erano poco ispirati. Hanno comprato il Viagra mentre non guardavo. Chi lo sa? Ah. Ok, no, non penso mi desse qualche effetto strano. Lo stufato di conigli. Minchia, quante cose che servono. Per adesso ci dobbiamo accontentare. Beh, allora non mi serve un cazzo tutto sto grano per adesso. Ah. Capito, ragazzi? Penso farò questa opzione qua. E adesso niente, aspettiamo che il bambino cresca. Vabbè, tanto ci verrà un sacco a farlo crescere. Allora, respirazione 3, protezione. Ah, io direi che questo qua ce lo ficchiamo nell'elmo. Lo uniamo con questo, così diventa protection 4. Allora, protezione 4. Ripristino. Oh, perfetto. Vai, lo unisco a quello così. Beh, spero di avere abbastanza livelli. Allora, così è respirazione 3, protezione 4, indistruttibilità 3. Poi, protezione 4, ripristino, indistruttibilità 3. Mua, proprio. Molto, molto bene. Non abbiamo più livelli. Allora, i piedi cosa abbiamo? Passo anfibio. Capirai che roba. Atterraggio morbido 4. Questo ci piace, molto bene. E il resto è pattume. Il resto non ci serve, ok. Atterraggio morbido, ovviamente costerà l'occhio della testa. 29 livelli, ok. Va bene, buona fortuna. Hello, dai, spawnate. Che cazzo è successo qua? Ah, non ho preso il disco per la musica, mi dimentico sempre.
Il tutorial, ragazzi, è sempre quello. Si chiama Mob Spawner Prova di Itis. Lo trovate sul primo canale. Vecchio di 2 anni, ma è uguale identico. Proprio l'ho fatto uguale identico. Alla prima Napolicraft ho fatto il tutorial di questo spawner. Ma è facilissimo da fare. Solo un po' lungo, per carità. Oh, senti come droppano. Questa è posizione perfetta. Vorrei evitare di fare la farm di Enderman, visto che alla fine, cioè, una volta che ho enchantato tutto al massimo, non mi serve più l'exp principalmente. Cioè, il mio obiettivo per questa serie di finire gli achievement è buonanotte. Bene, bene. Sentite lì che roba, ragazzi. Non ho ancora battuto il Wither. Sto livellando per poi farmi looting sulla spada e andare a prendere le teste. Perché adesso ho looting 2. Pulizia contatti. Boom. Oh, niente male comunque. Sarà stare qua. Vai, stiamo qua. È partita una streak pazzesca adesso. Basta, va a momenti. Ragazzi, che mancumba avrò fatto prima per farlo andare meglio. Andiamo giù. Qua, saltiamo, facciamo 1, 2, 3, poi 360, poi andiamo su, ecco, senti come spawnano. Ok, ok, ecco qua. Sentili qua come, ah, che bel mondo. Hanno ripreso, ragazzi. Zano l'avrebbe fatto meglio, Zano farebbe spawnare gli Enderman in questa farm. Farebbe una farm di Enderman nell'Overworld. Non eri morto l'ultima volta? Vabbè, allora ci becchiamo l'anno prossimo, cosa insinuate? Pirip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 
40 su, spadata al creeper, zack, si va indietro e adesso spawnano. Ok, ok, vai, facciamo un po' avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, lisciamo, picchiamoli un po' e adesso troppo. L'armatura di Netherite, ragazzi, l'ho vista, sembra sterco di mucca solidificato, onestamente. Non so come la gente possa preferirlo al diamante. Fury, perché è più forte. Sì, ma il diamante è azzurro Napoli, non marrone merda. Nomini Napoli volano giù tutti, perfetto. Vediamo un po' com'è il nostro bel mondo da due chunk. Molto molto bello, 32x32. Piripipi, piripipi, piripipi. Bene ragazzi, ce lo facciamo andare bene per adesso. Allora, immagino che il bambino non sia cresciuto perché non caricava i chunk quando ero sopra. Quindi esatto, è ancora piccolo. Niente. C'è uno zombo da queste parti. Come cazzo c'è finito questo? Ma chi sei? Vabbè, e torniamo noi un attimo. Eh sì, dobbiamo far crescere il bambino. Sto cazzo di bambino qua. Dobbiamo farci un sacco di ossidiana per il portale gigante per il ghast. Prima o poi anche quella merdata lì andrà fatta. Ecco, a voi la pesca. Rispecchia molto la vita reale. Mi sa che torneremo un'altra volta. Che ne dite, ragazzi? Vabbè, non importa, ragazzi. Facciamoci una zappa in diamante, così. E poi, pur facendola, poi dobbiamo aspettare. Dovremmo trovare un alveare, è vero? Abbiamo Silt Touch, sì. Andiamo a cercare delle api. Le api in che biomi si trovano, ragazzi? Ovunque. Ah, ok. E infatti, ecco lì. Allora, non ho le bocce, però. Cerchiamo di far sì che io possa riconoscere questo bellissimo luogo. E andiamo a prendere le boccette. Ok. Penso sia abbastanza chiaro, ragazzi, che l'albero è questo. Tanto devo spostarlo, devo fargli un blocco. È abbastanza easy, non ci vuole tanto. Cesoie, le abbiamo qua. Boccette, ho del vetro, dovrei avercelo. Eccolo qua. Ok. What? Ma che cazzo? Fatto cilecca, ragazzi. Samir mi ha venduto ste cose qua, ma ha fatto cilecca. Oh, ma basta squirtarmi in testa, aspetta. Allora, tieni il... Ecco. Shh. Facciamo sì che non rompano più le scatole loro qui. Tanto... Ok, oltretutto c'è un achievement. Usa un fuoco da campo per raccogliere del miele da un alveare con ampolla senza nervosire le api. Forse sarebbe meglio se lo facevo prima. Niente, si aspetta, ragazzi. Dove sono andate? Cioè, l'ho anche fatte accoppiare. Se ti pungono muoio. Ah, rip, ragazzi, non so che dire. Vabbè, ma non mi hanno punto tutte e tre. Ma, cioè, pure il figlio è morto. Ma che servivano ste cesoie, ragazzi? Io mica l'ho capito cosa servono le cesoie. A quanto pare è un destino comune. Cioè, se una mi punge, muoiono tutte. E arrivederci. È cresciuto il bambino. Oh, ce l'ha fatta. È diventato grande, pronto per lavorare e pagare le tasse, proprio come Fieric. Allora, è tempo di mettersi a lavoro e darmi un bel looting. Le api le faccio un altro giorno perché è noioso a sfa. Molto bene, guarda, si è già messo in posizione, ragazzi. Che vogliamo fare qua? Vogliamo lavorare? Vogliamo non lavorare? Lui non lavora, ok. La sua scelta di vita è... Ok, oh! E si inizia. Quanto costa anche ottimi sconti, perché si è sparsa la voce che sono molto bravo io a fare i trades. Allora, ci serve saccheggio, ragazzi. Che sia uno, due, tre, sti cazzi, voglio... Tanto mi serve soltanto una volta. E amen, anche se me lo metto a un prezzo brutto, ce ne faremo una ragione. Poi la gente dice: Fieric, titolo clickbait, tu non stai facendo il wither. Potesse dare saccheggio in questo preciso istante, io volerei nel Nether a combattere contro gli scheletri. Fortuna del mare. Dai, Bobby, ma tiro multiplo? Ma io vorrei... ecco, a proposito di tiro multiplo. Questo tizio qua sappiamo già dove finirà. Finirà in caso in una bella farm di iron, perennemente nel suo buchetto
detto Fire Emblem. Ci ha dato anche degli ottimi enchant, tutto sommato. Però, cioè, tutti tranne quelli che ci servono. Bastava avere un po' di pazienza, ragazzi. Eccolo qua. Very nice. Saccheggio. Eccolo qua. Andiamo subito a ficcarlo nella spada. Speriamo che i livelli bastino, onestamente. Che c'ho un po' di paura. Ok, meno male. E saccheggio 3. Boom, Bobby. E ce l'abbiamo. Allora, qua Fire Resistance ne abbiamo. Direi che non ci serve altro. Mettiamo via i libri che non ci servono. Mettiamo via gli smeraldi. Nether e si vola. Tra parentesi, dobbiamo portare anche della gente dal Nether all'Overworld. E si vola! Ragazzi, lo prendo il Netherite. Sono obbligato a farlo, purtroppo. Allora, la fortezza, se non sbaglio, era da questo lato. Adesso c'ho looting 3, ragazzi. Mamma mia, con looting. Non mi fate niente, ragazzi. Sono full Napoli. Vai, 9. Perfetto. Allora, c'è un punto che è abbastanza esposto. Allora, se riesco a trovare un punto in cui si esce, sarebbe tanta roba. Fammi vedere qua sopra. Oh, qua sopra è bello. No, scherzo, non è bello. Sembra abbastanza piccolo. Sto cercando un punto dove fare un po' di terraforming. Devo prendere un bel po' di sti blocchi qua per spawnare gli scheletri. Però non è molto facile qua. Cioè, se fosse una di quelle fortezze tipo sospese nella lava, sarebbe facilissimo. Non mi piace sta fortezza. Se riuscissi a trovarne un'altra... Aspetta che non vedo. Puoi stare fermo, Dio Madonna? Ma dove vai? Spara! Boom! Ce l'ho fatta! Let's go. Razzi, Napoli come siamo messi qua? Va abbastanza bene. Abbiamo un bel po' di Napoli. Oh, eccolo il bastione, finalmente. Pure quello ci abbiamo. Buongiorno! No, aspetta, no, lui no! Calma, guarda il bastardo, il brute lì con l'accetta. Pezzo di merda, allora, devo ucciderlo, tra parentesi. Devo trovare il modo di isolarlo. Oh, ecco, come si è triggerato. C'ha modo di venire qua sopra, lui? Lava c'è... Ah, aspetta, vado a prendere della lava, giustamente, non ce l'ho. Non voglio far cavolate, quindi... Allora, te, mi dispiace. Vabbè, capita anche i migliori. Ok, qui devo aprire anche una cesta, adesso l'apriamo ovviamente. Addio! Sono beccati la doccia. La pietrina dorata serve a qualcosa, che voi sappiate. Il blocco di ferro? Buttala un po' via. Nice. Visto, fatto, abbiamo anche la netherite, ragazzi. Però ne servono un po' per fare un... Quanta netherite serve? 4 per fare il... Non il blocchetto, vabbè, avete capito. 4 ne servo. 4, va bene. Serve a qualcosa questa? No, che affanculo allora. Allora, cos'altro mi manca qua nel Nether? Vabbè, ok, questa cosa qua tiene armatura completa. Mamma mia, va bene. Usa una busta su un blocco di magnesite. Conosco quella nella vita reale, qua non l'ho mai vista la magnesite. Non penso mi serve a fare altro qua dentro. Non mi interessa onestamente visitare il bastione, so come è fatto, non è nel mio interesse. Allora, io volevo cercare un'altra fortezza all'inizio. Devo stare anche attento ai razzi che sono quelli... Non avevo tanta gunpowder, sono dovuto andare a risparmio. Due minchia sono finito. In un posto del cazzo, ve lo dico io. Allora, volevo trovare una nuova fortezza. Niente, quando devi trovare la fortezza sul lago di lava, non la trovi. Ah, poi devo far accoppiare i Pumba anche, è vero. E mi servono i fiori blu, quelli rossi per farli accoppiare. Blu, rossi, ok. Vedo più rossi che blu. Prendiamoli entrambi nel dubbio. Ecco i Pumba. Allora, uno è qua. Ah, mi diventano amico se ho questi in mano. E cioè, volevo dire... Ah, ma che cazzo? Perché mi picchiate? Ce l'ho fatta, ragazzi. Ecco qua. Sì, ma io... allora! Aia! Oh, non rompere il cazzo a me. Io sono buono finché vuoi, ma se mi rompi il cazzo... Ecco, pure il figlio t'ammazzo, così impari. Non si rompe il cazzo a Fieric, ragazzi. Minchia, una bella fortezza qua in mezzo, quanto sarebbe bello. Di quelle proprio vista mare di lava. Ok, là c'è il mio portale. Ah, mi pareva che ci fosse un'altra fortezza di qua, ragazzi. Oh, sì, oh, questa è più bella. È la Madonna. Molto meglio, ragazzi, molto meglio. Allora, facciamo una bella area qua su, qua in questo punto. Niente, dovrei farli spawnare, ragazzi. Sto facendo le cose giuste, secondo voi? Io non... Boh, visto che prima erano spawnati, quindi... Cioè, la mia logica è, vabbè, amplio tutto, spawnano. Così dovrebbe funzionare, in teoria. Cioè, in teoria loro dovrebbero spawnare nei dintorni della fortezza. Faccio prima di andare in giro per la fortezza, sì, però... Aumenta la difficoltà, potrebbe essere un'idea, hai ragione. In teoria dovrebbero spawnare, non so che dire. Abbassi i chunk, hai ragione anche tu, potrebbe aiutare anche questo. Non mi stanno spawnando i Wither Skeleton e non ho la minima idea di come farli spawnare, onestamente. Ok, stanno spawnando, ragazzi. E nulla, niente di niente. Wow, let's go! E il primo ce l'abbiamo. Nice! E la prima ce l'abbiamo, amici. Vai, continuiamo con la nostra opera edilizia.
Ricarica i chunk. Qual è il comando, chat? E no, non è slash clear. Non fa più ridere. C'ha ride la prima volta. E vedo tanti F3+A, quindi sarà sicuramente quello. Cioè, vi ho fatto la zona apposta per spawnare, non spawnate. Cos'è, dovrei imperdislab il mondo? Ma che F... No, non voglio più usare i comandi. Non serve, ragazzi. A parte che è andata male l'ultima volta. Per carità, so che gli effetti si possono givare, eccetera, però Night Vision si crafta al massimo. Non la si giva così. Siamo dei falliti, ragazzi, che usiamo i cheat. L'unica volta che l'ho usato mi sei tornato contro. Abbiamo imparato una lezione importante. Dov'è? Oddio. Ah, è seconda testa? Seconda testa, ragazzi! Molto bene! Terza testa, signori! Dai, non è stato neanche così divertente. Potevamo anche metterci un po' di più. Dobbiamo andare letteralmente in là, se non sbaglio. Erano coordinate abbastanza neutre le... Ok, dove siamo finiti? Erano tipo meno 20, meno 50. Però non sono passato da qui. Da dove minchia sono passato? Di qua? Ma che me lo ricordo, secondo voi? È certo che no. Regà, da dove sono passato? Ma perché non mi ricordo mai dove vado su sto gioco? Io mi perdo sempre, mi perdo sempre. Potrei a sto punto fare l'achievement dove spawno a Scampia, letteralmente. E vado lontanissimo. Devo fare 7 km, sono 7000 blocchi. Quindi devo fare almeno 1000 blocchi nel Nether per arrotondare. Allora facciamolo a sto punto. Vediamo un po' cosa ci aspetta, ragazzi. Nice! Let's go! Dove minchia ci ha spawnati? Hello? Addirittura! Ricordati di prendere una Wither Rose quando farai sociali. Una Wither Rose, va bene, me lo ricorderò. Meno 8000 blocchi, ok, devo andare giù di là, ragazzi. Quindi si parte, ragazzi! Gianni Volante! 1 hour later. Non posso levarlo, non c'ho manco... Oh, lì i miei... È vero, il pisello delle api. Oh, ok, ci siamo, ragazzi. Eccoci qua, guardate. Cos'è questa cosa che sto vedendo? Ah, casa, dolce casa, ci siamo. Siamo tornati. Oh, abbiamo la netherite. E poi devo vedere... Vedrò come funziona. Adesso non mi interessa. Ah, ci serve la soul sand. Le teste le abbiamo. Ci serve l'ossidiana. E in teoria basta così. Non ci serve altro. Non so se funzionerà, ragazzi. Ve lo dico chiaramente. Non abbiate troppa fiducia in me. Abbiatene, ma in quantità limitata. Io vi dico come l'ho visto. Se non funziona, me ne lo mettiamo tra i 1000 fallimenti della mia serie. Ragazzi, cosa le mele d'oro? Che mi servono? Allora, vi faccio vedere come l'ho visto. Poi magari non funziona. C'è un po' di spazio qua. Ah, la Wither Rose, a cosa mi serve? Cioè, qual è l'achievement? Quale sarebbe l'achievement? Mi serve per l'ultimo, è vero. E le Wither Rose come si fanno a ammazzare le Wither? Un mob. Vabbè, ragazzi, andiamo a farlo nell'Overworld allora, sti cazzi. Andiamo a farlo nell'Overworld e lo combatteremo a mani nude. Lo faccio per voi, ragazzi. Ho la mela d'oro, eccola. Dormiamo, andiamo a combattere. Abbiamo le pozioni di forza. Allora, un bel posto dove ci sono tanti mob. Oh, qua vedo dei maiali, pecore, vai, qua mi piace. Siete pronti? Questa sarà la guerra tra Sergio Volante. Nessuna pietà. Vedo i maiali. Si parte, via, 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 via. Adesso fa kaboom. Attenzione. Boom, si parte. Combattimento aereo. Lo sto prendendo? Oh, Bobby, sveglia. Ma non prende danno dalle frecce? Come funziona? O sono io che sto sbagliando, che non lo sto colpendo? Come faccio a farlo salire un po'? Ah, sì che li prendo, ok. Vieni su se hai il coraggio. Non è per niente facile. Me lo ricordavo più facile il combattimento. Ah! È veramente difficile quei razzi da uno, perché non giri un cazzo, ok? Nice! Bastardo! Ok. Andiamo giù un attimo. Riportiamolo giù, ragazzi. Ah, però si sta curando. Volevo prendere le Wither Rose, perché sennò poi ho paura dopo... Vabbè, non despawnano, tanto stanno lì e basta. Hello? Ok. Bastardo, vieni qua. Ma perché va così in alto? Scendi. Si è bloccato in aria, a quanto pare sì. Lo stiamo colpendo, ragazzi. Ma dov'è? Regà, sta cheatando. Oh no, è diventato invulnerabile. Hittato. Che streak. Che streak, signori. E niente, devo immaginarmi dov'è perché non lo vedo. Tra poco finisco i razzi. Refilliamo. Hitbox, giusto. Grazie, grazie mille. Non lo vedo comunque. Ok, l'ho preso però. Cioè, non è tanto leale così. È lui che non combatte da uomo, ragazzi. Ci sto provando. Ok. Nice. Manca poco. Dai. Oddio, ce l'ho fatta, grazie al cielo, non si è alzato. Cioè, si è alzato in tutti i sensi, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Dove ha droppato? Ha droppato? Lì. A casa! A casa!
Dobbiamo mettere mending anche ad altri pezzi dell'armatura. Quindi ci servono un po' di livelli. Vero, mi ero dimenticato. Abbiamo battuto il Wither l'ultima volta quando è arrivato anche l'elettricista in casa. Quindi non urlavo perché c'era lui letteralmente qua di fianco. Ho detto, ma che cazzo di casa sono finito. Quindi per quello non ho urlato tanto l'ultima volta. Di solito do sfogo a me stesso. Ok, infatti abbiamo la Netherstar, eccola qua. Bene, ci faremo il beacon. Però tanto il beacon non serve un cazzo se non abbiamo i blocchi dei vari minerali. In che blocco faremo la base e il beacon? Penso in smeraldi, visto che possiamo sfruttare i nostri villager schiavi che abbiamo qua dentro. Buongiorno! Oh, qua si lavora, fammi un attimo vedere. Devo trovare il modo di fare tanti tanti smeraldi. Direi che... oddio, string ne abbiamo. Gli stick, sì, direi che sfrutteremo lui per fare gli smeraldi. Chi è? Lui. Ok, c'è anche questo che per un libro ci dà uno smeraldo. Potrebbe essere molto buono, visto che facciamo magari un salto nella stronghold. Andiamo a prendere un po' di libri. Ovviamente la netherite la prenderemo con TNT, quindi avremo bisogno di andare a riprendere su tutta. Vabbè, adesso ci andiamo tranquilli, ragazzi. Ci servono anche delle patate, vai. Dobbiamo far riprodurre qua i villager. Allora, quasi quasi prenderei delle patate. Ovviamente, ragazzi, ovviamente, manco a dirlo, non ho fatto minima pulizia delle chest, quindi sono tutte ancora incasinate. E penso a questo punto che stanno incasinate a vita. Abbiamo la rosa del Wither che ci serve per fare l'ultimo achievement, che ve lo dico già, ragazzi, sarà tra anni luce, perché è pressoché impossibile. Abbiamo una mela d'oro, non so per quale motivo. Eccolo qua, nostro unico blocco di detriti antichi. Per adesso lo lasciamo lì. Allora, abbiamo bisogno di mettere un po' di mending a destra e a sinistra. E via le canne da zucchero. Dunque, mettiamo i mending. Oh yes, qua quanti bei mending che abbiamo. Oh Jesus Christ, quanti cazzo livelli mi... ma in realtà me ne basta uno, aspetta. Disenchantiamo roba che non ci serve. Toh, questo non serve un cazzo. Ok, facciamoci sto cazzo piccone con mending. Allora, ci serve mending del piccone perché adesso lo useremo tanto, evidentemente. Ok, non abbiamo più livelli. Allora, io direi a questo punto, vabbè, di piedi ci rimettiamo questi. Le gambe ci rimettiamo. Torniamo su, dobbiamo prendere tutta la gamba, dobbiamo fare un sacco di TNT. Dobbiamo farci anche, sapete cosa? Dobbiamo farci un sacco di sabbia. Ce ne ho di sabbia? No, non ho sabbia, dobbiamo farci un sacco di sabbia. Toh, già che ci siamo, mi prendo anche questa, così tanto per buttarla. Ok, andiamo ragazzi. Cioè, andiamo, prima devo prendere, effettivamente prima devo prendere la sabbia, quindi andiamo dove? Andiamo a prendere la sabbia. Andiamo a cercare un deserto che non mi ricordo più dove stava. Dovrebbe stare da queste parti il deserto. Letti, mi sembra lento, cioè piazzi esplodi, TNT, faccio un bel sentiero, un tunnellazzo di TNT, poi faccio esplodere tutto, vuoi mettere? Perfetto, ricordavo bene. Atterraggio, oui, perfetto, permesso accordato, atterraggio è riuscito. Buon divertimento, ragazzi. Mamma mia, che casino, che pixellaggio, bordello. Ammetto che è rilassante il suono della sabbia, ammetto che è molto ASMR. Dai, direi che bastano. Oui! Siamo tornati a casa, andiamo su, prendiamo tutta la gunpowder che si può. Qua. Ok, gunpowder è finita. Prima o poi dovrò farmi una bella scorpacciata. Ma in realtà ne ho anche tanta a casa, quindi insomma. Posso farmi un bel po' di TNT, ecco. Allora, non che 64 siano tantissime in realtà. Minchia, pensavo di aver preso molto di più, invece no, abbiamo una stack. Devo dire che mi aspettavo leggermente di più. Una stack e 12, vai. Va bene ragazzi, non è così poco, su via, cioè ci accontentiamo. Ok, andiamo nel Nether. Mi dovrete guidare voi. Non trollatemi come quando avete detto slash clear, grazie. A che altezza si trova la Netherite più meno. Io voglio fare un tunnel e piazzarci tutte le TNT. 15, 16, vabbè. È più che altro decidere a che altezza voglio fare il sentiero. Scegliamoci un posto dove farlo. Dai, qua è perfetto. Qua sembra perfetto, proprio fatto apposta qua. Ah, non rompetemi il cazzo, grazie. Non va in questo... ragazzi, va bene, fuori, niente. Ho sprecato tempo. In quello della Netherrack, il bioma della Netherrack. Riesco senza spaccarmi la testa? Un po' acciaccato ma nulla di che. Secondo voi laggiù è meglio? Dove c'è la fortezza? Oppure Crimson Forest? No, scam, giusto, ruspa, va bene. Ah, penso di aver capito il problema. Cioè, questo bioma va bene, però io stavo andando troppo avanti e sono andato in un altro bioma, è questo che mi volete dire. Tipo qua siamo... ho capito, ragazzi. Quindi devo semplicemente andare tipo, cazzo ne so, giù di qua e tornare indietro, va bene. Sì, però se già c'è la lava qui, mi sa che questo non va bene. Non si può, ecco. Devo andare da un'altra parte. Andiamo a fare il rom da qualche altra parte, ragazzi, va bene. Razzi alla mano, andiamo in là. Ok, qua sembra già andare meglio, per esempio. No, scherzavo. Molto male, ragazzi, molto male. Ma come fa l'altra gente? Io purtroppo non l'ho mai fatto, non sono mai andato in cerca di Netherite. Questo mi sembra un ottimo spot, ragazzi. Siamo già a 19. Oh, questo è buono. Allora, una TNT ogni 3 blocchi, vai, proviamo così. Proviamo, ragazzi. Esplodiamo, sti cazzi, vada come vada. Via! La mia prima volta, ragazzi, sono eccitato. Boom! Sì, capodanno a Napoli, ragazzi, però... Oh, nice! Tanto quella è rimasta inesplosa, prendiamola. Signore e signori, il mio primo blocco di Netherite. Prendiamolo prima che
bruci. Non sono più economici i letti? Sì, sono più economici. Ti sembra povero? Allora, TNT, riproviamo, chat. Ma li metto troppo lontano. Nice, ne abbiamo un altro qua. Oh, qua è andata già molto meglio. Qua niente. Vabbè, ne abbiamo già trovato un altro. Ok, mi sa che sarà molto dispendioso questo. Non so se la sto facendo bene, raga, però si impara. Bomba in buca! Buon divertimento qua, ragazzi. Buon divertimento. Cercare la internet è la cosa più snervante. Ah, ok. Non pensavo fosse più bello, peccato. Però eccola, nice. Guarda quanta. Meno male, non l'avevo vista. Poteva essercene anche là, onestamente. Allora, se qua riesco a tappare per far robe. Oh, ce ne sono tre. Io convinto che ne spawnasse solo una alla volta. Meno male. Ho di belle notizie, finalmente. Ok, siamo già a 5. Wow. E questo? Altri? No, basta, ok. Ok, questo sembra un bel tunnel. Abbiamo ancora 40 TNT. Oddio, forse è meglio se ci davo un'occhiata prima. Niente, anche qua. Ok, niente. Qua è stato un brutto colpo. Tiriamo dritto, allora. Via! Uffete! Non ho visto se era là dietro, ma mi sa di no. Mi è andato un po' male stavolta. Ultimamente non mi stanno andando molto bene. Buon divertimento a tappare qua, ragazzi. Un attimo, raga, che mi sono perso. Allora, io immagino di essere arrivato da qui, giusto? Mi sono perso. Molto male, ragazzi, molto male. Vedo un cazzo. Oh, nice! Minchia, c'avevo proprio di fianco. Ok, altri due blocchi. E dai, dammene un altro. Prima è andato così bene, sono arrivati quattro nello stesso punto. Non possiamo chiedere troppo il gioco, ragazzi. Avete ragione anche voi. Del resto è o non è il materiale più difficile da trovare. Bello sto tunnellazzo dritto. Vai, vai, mi piace. Buono spot per mettere i TNT. Finché funziona, a me va benissimo. No, non si vede più niente. Ma Dio Cristo. Era bello una volta. Ecco qua. Nice. Eccolo lì. Ok, ok, ragazzi. Dai, solo uno. Quanto siamo? Ce ne mancano 10, ragazzi. Siamo quasi a metà strada. Ok, abbiamo le ultime TNT. Magari andiamo con i famosi letti. Nice. Lì in mezzo. Meno male che l'ho visto prima. Un altro. Bobby! Vedi che in mezzo alla lava c'è? Meno male che l'ho notato, altrimenti che cazzo. Fuoco! 3 minuti di fire res. A breve devo tornare, devo andarmene. Le ultime due, ragazzi, vediamo un po'. Va bene, comunque no, non mi bastano, ragazzi, sono 12. Vabbè, ci torneremo, facciamo un po' di piccone anche. Sono partito pervenuto, ragazzi, altrimenti buon divertimento uscire senza la fire res. Fatemi uscire, sono nel Vesuvio, ragazzi, no! Si può? Come si esce da qui? Oh, dai, ce l'ho fatta. Ragazzi, il primo viaggio per la Netherite è concluso. Ce l'abbiamo fatta, siamo vittoriosi. 12 blocchi di Netherite, va bene, ce ne mancano 7. Easy peasy, ragazzi, comunque, dai. Non è stata... Oh, la primissima volta, ragazzi. Non è andata così male, devo dire. Giorno... Cosa fa qui? Venga, venga, sì. Ah, ma... Ah, ecco, si è trasformato. Allora, siamo pronti? Nice! Lingotto di Netherite. Ok, oro e il frammento. Va bene, va bene. Banco da forgiatura. Mica che brutta... Cioè, è tutto così compresso. Vabbè, ma è inutile che lo faccio adesso. Li facciamo tutti insieme. Ok, ragazzi, mi sto riempiendo di fire res. Così non abbiamo più nessun problema. Vabbè, intanto facciamoci la zappa in diamante. Tanto dobbiamo farla, no? Puffete, signori e signori. Puffete. Quindi, in teoria, così... E così? Nice! Vabbè, tanto devo farla. Siete pronti? Ah! Un applauso! Possiamo anche farci pezzi di Armor, che attualmente stanno un po' con le pezze al culo. Però se mi faccio i pezzi di Armor adesso, dopo come faccio a dargli gli enchant? Non posso mettere una testa in Netherite, una testa in diamante e unirli. Quindi dopo magari mi è più complicato. Quindi aspetto di averli tutti. Dovrei andare a prendere un attimo qualche creeper là sopra. O anche i fili per fare i letti. Possiamo anche andare con i letti, va bene. Facciamo droppare un po' di mostri qua. Guardiamo anche il numero di entità, così ci aiuta questo. Prendiamo anche la gunpowder, che ormai ce ne sarà un po' 28. Vabbè, ce la facciamo andare bene. Poco ma buono. Toh, andiamo. Torniamo giù. Adesso non è tempo di mob spawner. Stringhe, facciamoci un po' di letti. Abbiamo capito che qua è meglio farlo con i letti. Un pochino più grande l'esplosione, sì. Il discorso che facevo prima, ragazzi, è che la TNT è più efficiente perché ci fai il tunnel TNT, ne fai esplodere una, scoppiano tutte. Questo è il concetto. Poi magari il letto fa un'esplosione più grande della TNT, però i letti non puoi staccarli. Anzi, se metti più di uno, dopo gli altri ti si droppano. Quindi questo era il concetto. Allora, Shulker, dov'è qua? Puffete, guarda qua che roba. Diamoci anche queste. Guardate qua che ordine. Vai, altri 4 letti. Ma qualcosina in più anche riusciamo. Ah, non ho più lana però. Facciamoci altri 4 letti, dai. Giusto per finire la roba che ho nella Shulker. Direi che possiamo andare così, ragazzi. Direi che abbiamo anche un bel po' di fire resistance. Torniamo giù nel Nether, via. Devo portare il Pumba nell'Overworld, che anche quello si trasforma. Quindi poi faremo anche quello. Ce ne mancano 7. Aspettate che stavolta poi me le prendo le coordinate. Ok, abbiamo trovato un altro ottimo spot. Guarda qua come si scende liscio.
L'ho detto, regà, l'ho detto. Adesso fiume di lava istantaneo. Perfetto qua. Allora, mi salvo le coordinate di sto punto, letteralmente, perché sennò poi finisce come prima che mi perdo. Ah! La tecnica! Lo so, sono molto bravo, ragazzi. Bene, 6 ce ne mancano. Allora, mettiamo le gambe con protezione dalle esplosioni e proviamo un po' sti cazzo di letti. Letti! Vado, ragazzi! Esplosione del letto! Aspetta, aspetta. No, ok, non vado. Armatura! Oddio, blocca davanti. Ok, letto. Capodanno a Napoli, minchia, davvero. Boom! Non vedo un cazzo con tutto sto fuoco. Magari mi sta andando a fuoco un blocco di netherite e non lo vedo. Basta, spegniti! Perché usi le TNT? Allora, lo fate, ditemi che lo fate apposta, ragazzi. Boom! Questo comunque è il motivo per cui non usavo i letti. Cioè, guardate qua. Cioè, l'unico blocco che ho trovato per adesso l'ho fatto a mano, letteralmente. O comunque abbiamo trovato un ottimo spot. Cioè, qua dobbiamo tornarci con le TNT. Ho già capito che i letti fanno abbastanza schifo, ragazzi. Ho quasi finito i letti. Cioè, è stato veramente, vorrei dire, breve ma intenso. Ma è stato breve e basta questo. E poi non si vede un cazzo con i letti, perché brucia tutto. Non sta uscendo niente. Mi sa che, cioè, piuttosto che con i letti faccio prima con il piccone, veramente. Oh, nice, finalmente. Sì, oh, però potresti anche darmene più di uno, pezzo di merda. Boom! Non penso di... non vedo nulla. Mi fido, ragazzi, mi fido che non brucia, mi fido. Tranquilli, non scaldatevi. Che ci fa già abbastanza caldo da queste parti con tutta sta lava. Letto? Boom! Oh, se non prendessi fuoco di continuo forse riuscirei a vederci anche meglio, Letto! Boom! Ecco, le TNT era molto più veloce, ragazze. Solo che è molto più lento il processo per fare le TNT. Quindi l'ultima spiaggia, ragazzi, usare il piccone. I pixel che sto percependo in questo momento. Lasciate stare. Nice! Dai, più di uno, per favore. Niente da fare. Siamo due più colonna shulker, siamo a tre. Ne mancano quattro, ragazzi. Forza e coraggio, ne mancano quattro. Cioè, ci va bene, siamo in un ottimo spot, ma veramente non spawnano. E invece eccolo qua. Ok! Two in a row, quello è buono, questo è buono. Ne mancano tre. Boom, ultimo letto, nice. Un letto, un blocco. Meno due, oh, ma però poteva darcene anche più di uno, Dai, non voglio tornare. No, non posso. Nice, dai, dimmi che ce n'è più di uno. Ma perché solo uno, bastardo? Prima ne abbiamo trovati quattro nello stesso chunk. Meno uno, ragazzi. No, dobbiamo trovarlo, non esiste che si torna a casa a mani vuote. Uno ce ne manca, uno. Resisti, piccone, lo so che ti sto chiedendo tanto, ma devi resistere. Nice, sì. Assaporiamocelo quest'ultimo, very good. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo 6 più quello dentro la shulker, 7. Siamo a posto, sì, adesso me li faccio, ragazzi. Ma tanto non ho bisogno di tanto ore. Più che altro per dire, vabbè, piuttosto della netherite. Cioè, piuttosto che della netherrack, sti cazzo. Dovrei portare anche il Pumba. Non sarebbe male da portare in qualche modo nell'overworld. Però adesso sti cazzo. GG, ragazzi. GG, ce l'abbiamo fatta. Prendiamoci anche l'oro. E adesso facciamo gli ultimi blocchi lingotti di netherite. Sì, penso bastino. Ok, sì, 4, perfetto. Per l'armatura. La magnesite. Che non... La magnetite. Non magnesite, ok. La magnetite. A cosa serve la magnetite? Tite, ragazzi, per la bussola. Ah, quindi mi servono almeno altri 4 blocchetti. Ok, vabbè, poi facciamo. Devo caricare. Allora, io devo caricare l'ancora. Come si carica l'ancora al massimo, ragazzi? Dimmi proprio chiaramente cosa devo fare, perché non... Cioè, so che è tipo il letto del Nether. 4 pezzi glow. Così facile, cioè. Andiamo con calma e l'andiamo a raccogliere adesso. Raccogliamo, ok. Quindi questa la piazzo, cazzo ne so, qui. E poi cosa devo fare? Devo metterci questi dentro. Ok, easy, dai, abbastanza facile. Pensavo fosse più complicato, lo ammetto. Adesso metto il 5, boom, salto in aria. Va bene, facciamo sta roba in mending. Sì, in mending, vaffanculo, sto impazzendo. Ok. Nice, molto bene, ragazzi. Ecco qua l'armatura, siete felici? Ce l'abbiamo fatta. Adesso però dobbiamo tornarci, siete contenti? Dobbiamo anche tornarci a cercare altri blocchetti. Allora, netherite, andiamo a prendere dell'altra? Direi di sì. Minchia, solo 38, che povertà, ragazzi. Ce li faremo andare bene. Andiamo a far scoppiare sti TNT, via. Allora, eccoci qua, siamo tornati. Armatura a modo, accendino, dov'è? Qua. Boom. Niente, oh, era un ottimo spot. Una volta. No, ok, buono questo sentiero qua, ok. Vai, le dimensioni contano, ragazzi, ve lo dico io. Ok, nice, eccone uno lì sopra. Altri? No? Vabbè, ci accontentiamo. Sia mai che ce n'è più di uno, Oh, bello sto tunnel. Oddio, sì. Vabbè, ragazzi, facciamo festa qua. Mi siamo anche ricollegato dove stavo prima, molto bene. Capodanno a Napoli! Cazzo.
Ma sei serio? Manco uno. Ma tiramene fuori uno immediatamente, minchia. Ah, eccolo qua sotto, meno male. Nascosto dalla gravel. Oh, sarà meglio. Molto bene. Uno e due. Ce ne manca uno, ragazzi. Altro bel tunnellazzo, molto bene. Tenetevi forti, ragazzi. Li ho messi troppo lontani, mannaggia. Vediamo. Eia, no, magari è sotto la lava, non demordiamo. Vai, ce ne basta uno, poi mai più netherite. Niente, come al solito l'ultimo è difficilissimo da trovare. Uno che sia... Oh, eccolo, nice, visto? Nice, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo distrutto tutto, ma abbiamo i nostri 4 blocchi di netherite. Non mi posso lamentare per niente. Cioè, per essere la prima volta che faccio queste cose. Allora, mattoni pietra cesella, oh Gesù Cristo. Ah, si fanno con il tagliapietre, è vero. Hai 41 di stone. Ah, è vero, non l'avevo visto, perfetto. Ok. Ok. Easy. E adesso devo tipo... ma devo piazzarla nel nether o devo piazzarla qua? È uguale, non cambia un cazzo, vero? La metto qua, dai, così mi ricordo dov'è casa mia. Ho distrutto tutti gli alberi. Ho preso tantissima legna per fare i trade con... vedete, qua c'erano tutti gli alberi, li ho macellati tutti. Ho messo mending su praticamente tutto quello che ho. E niente, sto facendo i trade con i villager, nonostante i villager ci mettano degli anni a fare sti cazzo di trade. Mi sono fatto un po' di blocchi smeraldi. Bene, ci mancano soltanto 2 stack di blocchi di smeraldi. Quindi buon divertimento, ragazzi. Buon divertimento. Allora, voglio anche far riprodurre pecore. Dai, scusate, non le pecore, le mucche, perché ci serve il cuoio, ci serve fare dei libri. Vabbè, facciamo riprodurre tutti, così passa la paura. Ecco qua. Allora, il bambino è cresciuto finalmente. Bisogna anche decidere che lavoro dargli. Questo tizio qua, non si sa per quale motivo, è una difficoltà disumana riuscire a fare i trade con questo tizio. Non capisco per quale motivo sia così difficile. Diamogli anche altri trade. Oh, ha lavorato. Miracolo, ultimamente succede molto poco spesso. Va bene, ci hanno fatto un altro po' di smeraldi. Allora, la domanda è, dobbiamo fare il mega portale in ossidiana. Per il mega portale in ossidiana, ragazzi, ci sarebbe un sacco di ossidiana. Per tutta questa ossidiana direi che il metodo più veloce per prenderla, ovviamente, è andarla a minare dai pilastri che ci sono nell'end. Allora, prima cosa, facciamoci dei razzi a modo, perché mi sono rotto il cazzo di usare questi qua. Puffete, molto meglio, ragazzi. Direi di andare... dove andiamo, ragazzi? A fanculo, direte voi. Ah, che ridere. No, scherzo. Andiamo nell'end. Andiamo nell'end. No, non nell'end, nella stronghold a prendere dei libri. Voi direte, ma perché Fieric nella stronghold a prendere dei libri? Perché c'è il villager che per un libro ci dà uno smeraldo. Quindi una stack di libri, una stack di smeraldi. Torce sulla destra e si capisce da che parte sono arrivato. Stava qui, se non sbaglio, alla libreria, tipo qua da qualche parte. Allora, così, giusto per toglierci il dubbio, ragazzi. Se io rompo questo qua, il piccone ha fortuna 3. Io adesso rompo la bookshelf. Ci darà più di 3 libri? No, ci ha dati comunque 3. Era giusto così, Beats Buster improvvisato. Io, ragazzi, ho fatto l'ITIS, così tanti libri non li ho mai visti. Sicuramente non è la biblioteca di un ITIS questa. Forse il liceo te lo concedo, ma l'ITIS no di certo. Questo, ragazzi, è jackpot. Queste sono stack e stack di smeraldi. Vai, abbiamo smontato la biblioteca completamente. Studente dell'ITIS depreda biblioteca del liceo rubando tutti i libri per scambiarli con cose effettivamente utili, ovvero materiali preziosi. Potrebbe esserci un'altra biblioteca, però non so. Non posso essermi non posso perdermi con le torce. Ok, di qua. Sarebbe il colmo perdersi dopo aver fatto tutto sto discorso sulle torce. Ok, direi che ne abbiamo abbastanza. A questo punto, ragazzi, eccolo qua. Vediamo un po' se funge. Puffete! Minchia, uno di... quanto cazzo ci vuole a far lavorare sta gente? Sei pur sempre in Africa. Non è ancora giunto l'orario per lavorare. Buon divertimento a smaltire tutti questi libri, ragazzi. Buon divertimento. Ciao, se qualcuno ha qualche idea per farli lavorare più velocemente, me lo dica, grazie. Cementifio, ma non penso funzioni. Guarda qua, quanti begli alberi che ho piantato. Greta si fiera di me. Li ho rotti, ma li ho anche ripiantati. Sono impiegati statali, abbiamo scoperto il tutto, ragazzi. Lavorano alle poste, per questo, ragazzi. Io vorrei degli smeraldi per farmi il beacon. Non so se ci riuscirò mai, arrivato a questo punto. Quanti alberi che avevo piantato? Cioè, guardate qua, che ammasso di legna. Allora, voi pezzi di merda, adesso vi faccio lavorare io. Oh Gesù, non c'ho più spazio. Aspetta, fammi droppare un po' di roba inutile. Tipo gli alberi, ma chi se ne frega degli alberi? Gli alberi servono soltanto per i soldi. Oh no, Greta, ho ragione o non ho ragione? Ma lavora un sacco adesso, ma che è successo? Cioè, l'ho insultato un po', si è svegliato? Lavorate! Oh, mo lavorano, ragazzi. Ecco, no, basta, già lavorato abbastanza. Minchia, soltanto una stack, questi sono quanti? Sono letteralmente 7 blocchi, ma ci metterò una vita, raga, continuando così. Oh,
ha ripreso a lavorare. Piri 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 piri. Ecco, tutti nello stesso blocco, bravi. Bravi ragazzi, le stringhe già sono più, le stringhe sono più fattibili. Andiamo a prendere delle stringhe magari. Stringhe, non penso di averne tante però, lo dico chiaramente. Qua servirebbe fare quello che prende la carta di marcia. Il prete, il Don Marco dovremmo farci ragazzi. Basta, finite le stringhe. Dai, ditemi che avete lavorato un po'. Lavorate per favore. Facciamo riprodurre un po' di villager, vediamo un po' se ci riesco. Allora, lavorate, no e no, non si lavora. Nice. Chiudiamoli che mo spona il bambino. Spona il bambino, no, manca un letto mi sa. Aspetta, ho le stringhe, posso farlo. Il padre con il figlio, così va da queste parti. Il letto. No, che cazzo fa? Ma pensavo che rimanessero qua, dai. Ecco qua, fate il figlio adesso. Fate il figlio. Volete le patate di nuovo? Fate il figlio. Vai, il letto in più c'è. Dov'è il figlio? Dov'è? Dov'è il figlio? Eccolo. Molto bene. Fai te il figlio. Cosa? Grazie Alessandro, non sono capace purtroppo, non mi hanno mai insegnato. Ok? Libri. Non ho libri, libri. Ok. Sto traddando tutto il traddabile, ragazzi. Cos'altro voleva questo? Le stringhe. Anche le stringhe, bene, poi. Presto, lavorare, devo dare lavoro anche a quest'altri. Come si è messa Smeraldi? Me ne serviranno ancora un bel po'. Vado a prendere un alambicco, arrivo. Adesso te ti metto nel barcone. Sì, sì. No, no, vieni pure, vieni, vieni. Alambicco. Abbastanza easy da fare. Però io non c'ho la cobblestone, ragazzi. Sta cosa è gravissima. Devo smontare casa, va bene. Tanto Don Marco si è trasferito, quindi easy. Allora, andiamo su. Prendiamo tutta Rotten Flesh. Qua dovrei averne un po'. Bene, andiamo su. Mamma mia quanta che ne ho. Dunque, vai, tanto non so che cazzo farci con questo. Non so manco che trade ci abbia sto tizio. Beh, già che ha voglia di lavorare mi piace. Cosa che ultimamente è più unica che rara. Vabbè, dai, c'hai dei trade interessanti. Tu, lui non lavora più, molto bene. Tu invece lavori? No, c'è qualcuno che lavora. Ora siamo alle poste, che cos'è questo? Dai bro, muoviti. Quell'altro dov'è? Ah, sta nascosto, ho detto, pure questo non lavora. C'è un po' di stringa da dargli, sì. Niente, non si lavora più ragazzi, finito. Boom, 18 blocchi. Dobbiamo farne due stacche e mezzo, cioè buon divertimento. Anch'io uso l'ufficio delle poste. Dai, facciamoci sto cazzo di beacon. Se no, cioè veramente ci vuole troppo. Io ho visto quanto ci vuole, a farmare ossidiana ragazzi, senza il beacon. C'è anche, non dico tante, anche per esempio una stack di ossidiana. A parte che poi il beacon devo farlo a prescindere, quindi tanto vale farlo adesso. Allora, c'è qualcuno che lavora? Non lavora nessuno. Ah, ok, è ora di dormire, ecco perché, ragazzi. Mo dormo anch'io. Allora, Smeraldi, come si è messi? Dai, dai, siamo già, non dico buon punto, cioè ci vorrà ancora un secolo, eh. Però ci si inizia piano piano ad avvicinare, guardate qua. Già quasi una stack di blocchi. Ottimo, ottimo. Oh, ma ancora non ci avete... Mamma mia, ma questi veramente non lavorano. E ci ho preso tutti sti libri per cosa? Oh, eccoli qua. Oh, finalmente. E già andiamo più d'accordo, già sento i suoni. E già i suoni vanno molto bene. Bravo, fai blu blu blu. Ce ne serve un tanto, io pensavo di aver risolto un po' di problemi così. Ecco, l'unico che... Oh, l'unico che lavora un po'... oh, meno male. Vai, prendiamo altra legna e piantiamo altri alberi. Gli smeraldi sono la cosa che vengono farmati più velocemente per quanto mi riguarda. Ma certo, potrete... No, i lapisazzi non funzionano. Vai, questi qua posso trasformarli tutti in carta. Però non me ne dà comunque abbastanza perché tipo 20 e qualcosa di carta sono un smeraldo. Non è tutto sto granché come trade. Oh, mi piace quando ti sento lavorare. Sono molto contento. Sta lavorando, ragazzi. Non possiamo lamentarci, raga. Vabbè, stiamo facendo progressi. Dunque. Potrei farmi un sacco di carta con queste canne da zucchero. Un sacco no, purtroppo. Non ne ho così tanta. Cioè, non ne ho così tante. Poi la carta ci serve anche per i razzi. Non così tante, per carità, però. Allora, io direi di andare un attimo a fare un giro. Stavo pensando, visto che tanto dobbiamo andare dai conigli, che si immagino si riproducano con le carote i conigli. Dico bene, chat. Andando per logica, sono dei conigli. Bene, arrivati a questo punto, assicuro i blocchi. Dai, piano piano, ragazzi. Allora, servono due stacche e mezzo, siamo già quasi a metà del lavoro totale. Voi direte, Ferre, non è un cazzo. Molto bene, andiamo al deserto, poi devo fare anche la cosa delle api. Allora, di conigli devo, poi vabbè, c'ho le famose, i famosi slime che non spawnano, come al solito, unlucky. Oh, eccoci qua, qua dietro c'era il deserto, se non ricordo male. No, c'era soltanto una piramide, non c'era il deserto. Boh, ma la piramide c'ha un po' di pattume dentro. Vabbè, andiamo a vedere sta piramide, la famosa mela di noce che mi hanno detto che è stata rimossa. Oh, via! Immaginate se questi qua rompevano tutto. Ah, uno smeraldo. Ma ci sarebbe tutta sta roba qua. Ma in realtà c'abbiamo la farm. Vabbè, possiamo comunque traddare questa roba. Comunque un sacco di pattume.
E invece eccola, nice. Ok. Ha visto che c'è anche Siltouch. Mamma mia ragazzi, San Gennaro in chat. Eravamo dei miscredenti, meno male che ci siamo ricreduti ragazzi. Fanculo, fanculo e via. Ah, hanno rimosso il crafting. Ah, vabbè, ma se tanto è così facile trovarla, chi se ne frega, dico bene. Famosi slime che di notte spawnano sicuramente. Eccoli lì, eccoli lì veramente. Ma questa è una giornata molto felice per noi. Oh yes. Oh Jesus, è la madonna. Cos'è? Call of Duty. Oh, guarda quanti belli slime che mi danno. Ah, mamma mia, San Gennarissimo. Questa serata è una serata molto felice. Mi prendo un po' di ste palle di slime, così metti caso volessi mai craftarci qualcosa. Molto bene, abbiamo trovato la palude. Vabbè, allora mi segno le coordinate qua. La palude di San Gennaro questa, la palude di Shrek. Ah, devo anche andare nel... Alla fine il deserto non abbiamo mica trovato in tutto ciò. Forse era di qua il deserto. Devo anche ammazzare lo zombie del deserto. Perché ho come l'impressione di essermi risparmiato un sacco di tempo avendo trovato questa mela qua? Perché è così, perché è rarissima. Meno male, cazzo, meno male. Io immagino di doverla mangiare quando devo fare il cocktail. Lui è, diciamo, la missione delle missioni. Dove cazzo è il deserto? Non era di qua? Ma chi se lo ricorda? No, ok, mi sono ufficialmente perso. Torniamo a casa. Cioè, mi serve un deserto come si deve. Quell'altro non era un deserto. Quell'altro era letteralmente un chunk con la piramide. La piramide più fortunata al mondo. Ho trovato anche libro con Siltouch. Quindi easy as fuck. Quindi pensiamo a un sacco di cose da fare. Devo andare alla ricerca del tridente. Poi api, coniglio, ghast. Sono un sacco di cose. Forse il ghast non so se riusciamo a farlo da oggi. Effettivamente avrebbe più senso fare altro. Tanto qua io devo soltanto aspettare. Se intanto mi prendessi il tridente potrei cercare canalizzazione in quello lì. Sapete cosa? Facciamo così. Andiamo a cercare il tridente, ragazzi. Per il tridente dove conviene andare? Forse qua nella... come si dice? Nelle lande ghiacciate. Minchia, meno 7000. 400 meno 7000. Nei villaggi subacquei, ok. Verso l'oceano. L'oceano è di qua, me lo ricordo. Vai, andiamo in pellegrinaggio, ragazzi. A few moments later. Ok, eccoci qua. Siamo in un deserto. Deserto uguali conigli. Ok, questo mi sembra un bambino. Conigli che possono riprodursi. Perché sono così lenti i conigli? Cioè, quando devo scappare sono velocissimi. Quando devo mangiare, no. Ok. Un coniglietto. Hai procreato, bene, adesso muori. Dammi la zampa in tutti i sensi. Ah, e non mi ha dato la zampa. È crudele, ragazzi, è crudele, lo so. Ho un'idea, l'inganno di Fieric. Vieni qua, coniglietto, guarda cos'ho. Guarda cos'ho. Ah, l'inganno di Fieric. No, che crudeltà. Fieric non perdona, mi dispiace per il WWF, ma non si perdona nulla qui. Dorme sti cazzi. Ah no 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 no. Ormai. No no, aspetta aspetta. Mi devo killare. Ormai ho mandato a puttana il punto di respawn. Peccato. Devo killare, come minchia si chiama, lo zombie quello del deserto. Oh, eccoli gli husk. Molto bene. Intanto una cosa che sicuramente devo fare è mangiare la carne di coniglio. Ah, prima crudo. Patata al forno, carota, la madonna quanta roba. Vabbè, ma è fattibile, dai. Meno male che ho sia la patata al forno che la carota. Manco a farlo apposta, è anche solo il fungo. Ok, un attimo che devo farmi del male. Ovviamente nel gioco, ragazzi. Ah! Ah! Sì! Meno male che avevo il casco, ragazzi. Meno male. Ormai a cibi dovremmo essere messi non bene di più. 34 su 39. Ce ne mancano 5, di cui una sarà sicuramente la mela inciantata che ce l'ho. E se vi vengono in mente intanto gli altri 4, fatemelo sapere, perché io non voglio andarle a cercare per adesso. I biscotti, ok. I meloni, giusto. Zuppa misteriosa, no, l'ho già mangiata se non ricordo male quella. Boh, in caso ci si guarda. Comunque ok, grazie, grazie. E in effetti l'anguria e il cacao non ho ancora trovato una giungla, quindi... Devo trovare gli zombie subacquei adesso. Quelli con il tridente, però. Ah, aia. Mamma che dodge! Tridente? No, tridente. Sì, sì, l'ho preso. Dov'è? Non l'avevo visto! Grazie, raga! Va bene, è stato easy as fuck, ragazzi. Torniamo a casa. Devo ancora trovare diversi biomi. Anzi, torniamo a casa, facendo un giretto un po' più largo, così vediamo qualcosa di diverso. Viva il tridente, oddio, un'altra. Beh, e mi sa che dopo l'ultima piramide qua non ne salterò più una. Un villaggio. Villaggio del deserto, là prendiamoci un po' di pesce. Minchia, che fiume di merda comunque. Cioè, detto proprio onestamente, che fiume di merda. Ok, che siamo nel deserto però. Oh, forse qua mi va un po' meglio. Oh, ma sti cazzo di pesci, dove sono? Quanti no? 4. Perché non si sa mai, non so quanti gatti ci sono, quanti pesci ci vorranno, quindi. Ma sti gatti tutti... Te ne ho dato anche uno più del dovuto, guarda. Grigio l'ho...
Rip, ragazzi. È andato un po' male questo qua. Oh, un altro villaggio buono. Quella non è la piramide in cui eravamo. Quindi è una nuova piramide questa. Per forza, se non l'avrei visto sto villaggio. Nice, al primo colpo. Vai, marrone. Tanto sto girando un po' più largo per vedere appunto se c'è qualcosa di interessante come questo villaggio. Villaggio nel deserto, però comunque controllo lo stesso. Bello sto cratere che c'è. Controllo lo stesso che dal nulla potrebbero esserci dei gatti, tipo... Quello lì non ce l'ho. Perché ma è stato lui, pezzo di merda! Ma lo sta facendo scappare! Perché non vieni qua? Nice. Vediamo un po' se siamo a 8. Altrimenti non me lo sto manco a segnare. 8! Oh, ma è gigante sto villaggio, ma what the fuck? Bel villaggino comunque, bello grosso. Le torri gemelle, vicchia. Porca troia, è vero. Vediamo se c'è... Ma il gatto nero già ce l'ho, quindi... Aia. Giorno, come sta signora? No, il gatto! Toh, se non sbaglio già ce l'ho questo gatto, vero? Sì, ancora 8, vabbè, sti cazzi. Oh, c'è il pene, meno male, il pene delle api, è vero. Dove ci stava l'alveare. Allora, sono a casa, ragazzi! Andiamo via questo. Abbiamo fatto veramente tanto bordello oggi. Il tridente, ovviamente ci metteremo subito immediatamente mending a questo tridente. Capito? Spero sia stato chiaro. Prima incantalo. Ah, giusto, effettivamente. Potrebbe uscire qualcosa di più bello. Però mi deve uscire canalizzazione. Perché mi avete detto che c'è... Eccolo qua. Non dobbiamo neanche farci il villager, ragazzi. Easy. Ecco qua. Ci vuole tanto per canalizzazione? No. Ecco fatto. Ecco qua. E mending. Detto ciò, direi che non c'è nient'altro da fare. Qua ossidiana ho già 20. Un po' di traits mentre tengo in mano il tridente, così. Allora, libri, stick. E curiamoci sto cazzo di tridente. Ok, ridormiamo qua a letto, così almeno setto il punto di spawn qui. Allora, stanno a lavorare, incredibile. Evento più unico che raro, basta. Fine dei lavori, ragazzi. Siamo già a 110, ragazzi. Quanti blocchi sono in totali precisi che non mi ricordo più? 164, ok. Ma siamo messi abbastanza bene in realtà, quindi... Lo so che potrei usare gli altri, però... Boh, mi piaceva anche il fatto di farlo tutto verde. Bello green screen. Abbiamo un beduino. È venuto a trovarci mentre grindavo, mentre farmavo gli smeraldi. Ovviamente gli ho ammazzati lama per prendere i lacci qua, le corde. E lui l'ho lasciato lì a far niente perché fa schifo. Cioè, non ha nessun trade decente, quindi... Vedete, non c'ha un cazzo. Lasciamolo lì... E buonanotte. Ma vediamo questi altri beduini, ragazzi. Allora, li ho fatti lavorare non tanto, di più. Comunque, il piano è questo. Adesso ci facciamo il full beacon. Guardate qua quanti smeraldi, che forse me ne mancano ancora un paio di blocchi, ma vabbè, si fanno easy. Fare dei mega portali nel Nether e con la canna da pesca cercare di pescare un ghast e ficcarlo dentro uno di questi. Questo è quanto? Aspetta, sono 64, 60... Quanto sono in totale i blocchi per fare un beacon? 164, va bene. Ce ne mancano ancora 12, ok? Niente, dai, mancano questi 12 da farmare, poi siamo a posto. Io comunque non capisco perché lavorino così poco. C'è una roba indecente. Cioè, fanno 2 trade al giorno e basta. Prima ne facevano 3 e resettavano 2 volte. Adesso invece ne fanno 2 e resettano una volta. Proprio più tempo passa e meno lavorano. Una roba allucinante. Niente, non resettano, ragazzi. Non resettano. Possa cascare un meteorite in testa loro, loro non lavorano. Non c'è niente da fare. Dormiamo, poi il giorno dopo devono... Cioè, tornano a lavorare. Ci facciamo gli ultimi smeraldi. Easy. Lavoriamo? No, non lavorano, ragazzi. Ragazzi, non lavora. Non hanno ancora... devono timbrare il cartellino, ragazzi. Un attimo. Andiamo a prendere degli squid nel frattempo. Ecco gli squiddos. Gianni Volante! Niente. Prendiamo anche questi che una ink sack mi dà un smeraldo, quindi tanta roba. Molto bene. Ok, penso che 20 bastano, sono 20 smeraldi. Tanto alla fine di trade ne possiamo fare pochissime, purtroppo. Ok, lavoriamo? Olè. Tic. Ogni volta che trado sono letteralmente... Cioè, 16 smeraldi sono pochi, non sono neanche 2 blocchi. Biri. Molto bene. 40. Abbiamo detto che ci mancano quanti blocchi? 12 circa, sì. Quindi niente, si lavora. Forse prenderne degli altri di ink sack, vai. Tanto aspetto che si resettino i trades. Quante cose che si imparano da queste parti. Lì ce ne sono delle altre. Penso che bastino adesso. E voilà. Sì, ma tu ti devi levare dal ca... A questo qua gli arriva una secchiata di lava in te. Ok. Scusami. Ops, che è successo? Io non ho visto nulla. Non so cosa sia stato. Buttato nel Vesuvio, esatto. Ma perché non lavorano? Ma quanto ci vuole? Nella Napoli Craft 1.14 lavoravano di continuo. Cioè, perché adesso è così? Una volta lavoravano molto di più. Secondo me proprio... Cioè, è stato un cambiamento che hanno fatto e basta. 128. Sì,
Ne servono altre 4. Ma il ghast cosa? Stiamo aspettando di farci tutti i blocchi di smeraldo per il beacon. E una volta che abbiamo il beacon andiamo a scavare l'ossidiana. Oltretutto non mi ricordo, voi sapete quant'è il massimo di grandezza del portale? Non c'è davvero? Sono tutti numeri a cazzo, ok, non c'è. Però molti con 20 per 20. Niente, non lavorano. 25 per 20, ah grazie Girus, ok. Pareva strano che non ci fosse un massimo, anche perché non sto dicendo che deve essere piccolo, però di base non può non esserci un massimo, perché c'è i chunk, va a finire che se lo fai, cioè se fosse infinito non caricherebbe nemmeno i chunk, quindi non avrebbe senso. Sono letteralmente 100 blocchi, quindi un portale sono 100 blocchi di ossidiana. Buon divertimento a scavare 100 blocchi di ossidiana. Han lavorato? No, non lavorano più. Prepariamo una shulker, dai, tanto ormai abbiamo fatto, voglio dire. La wiki dice 23 per 23. 23 dice la wiki? Non esistono certezze in questo mondo. Vabbè che non c'è una grandissima differenza, Allora, iniziamo per parti. Tanto non lavorano, dobbiamo aspettare il giorno dopo, già capito. Due trade in un giorno e buona grazia che c'è quella. Allora, la shulker sta sopra. Tipo questa. Allora, che cazzo ci portiamo dietro? Una stack di questo che può servire. Ci portiamo gli altri razzi. Ci piazziamo altri razzi qua. Ma non serve neanche la shulker, in realtà. Io pensavo servisse... Abbiamo 10 ender pearl, magari ci servono per qualche oscuro momento. Motivo. Magari ci facciamo altre pozioni che non sappiamo quanto dobbiamo andare avanti, quindi prepariamo altre pozioni, signore e signori. Vediamo se lavorano, ma penso di no. Cioè, ormai lavoreranno a giorno finito. No, proprio zero lavoro. Ok, questi abbiamo il barcone, ce l'abbiamo, la canna da pesca. Ecco qua anche la canna da pesca. Ok, non penso ci serva altro, onestamente. Appena è giorno, finiamo gli ultimi trade e andiamo. Boh, siamo pronti. Poi ovviamente tutta sta roba qua la buttiamo appena abbiamo finito con i trade. Allora, si lavora qui o no? Allora, titin, titin, ok, molto bene, prendiamo questo, libri, puffete, inchiostro, puffete, ok, forse è la volta buona, beh, un'altra volta li resettano i trade, ok, allora, direi che ci siamo, ci serve altro qua, no, vai, tanto questi ne lavorano più, ok, andiamo ragazzi, tempo di partire. Allora, se non sbaglio il beacon ha un range in altezza che è pressoché infinito, dico bene. Quindi da qui in basso mi prende a prescindere. Di quanti layer è fatto il full beacon? Mica me lo ricordo, 1, 2, 3 dovrebbe essere. No, forse 4. Ok, 4. Quindi 4 così e poi il beacon sopra. Iniziamo col fare una roba del genere. Forse è meglio partire dal basso però, Vabbè, sti cazzi. E intanto piazziamo. Oh! Sia fatta la luce! Abbiate pietà, io non... Non mi ricordo l'ultima volta che ho fatto un beacon, quindi lo farò a modo mio. Dico bene, chat? Molto bene, grazie ragazzi. Meno male che posso sempre contare su di voi. Non è vero. Che bello, stiamo maxando un beacon, ragazzi. Vi giuro, non mi ricordo l'ultima volta che l'ho fatto. Olè! Sollecitudine! Mai... Proprio, ma, no, non l'ho mai letto in italiano. Una roba del genere, sollecitudine. E sollecitudine fu. Andiamo a sollecitare la nostra ossidiana. Siete pronti? Mamma mia, guarda qua, la mano più veloce del West. Ci vorrà tanto tasto sinistro simulator. Preparatevi, ragazzi. Much, much, much later. Non ho ancora fatto rinascere il drago. Dovremmo anche killarli i ghast per prendere le ghastier. Ce ne servono 4. 4 di sti cessi qua e evocarlo. Ok. Io direi di lasciarlo qui. Cioè, anche se lo porto via. Dove cazzo lo porto? Cosa mi serve? Beh, intanto c'ho l'altra ossidiana qua, già che ci siamo. Prendiamola e adesso andiamo. Canna da pesca ce l'abbiamo con mending. Tempo di andare nel nether, ragazzi. Cazzo, però potevo prendere anch'io tutta la netherrack che avevo per fare i mega portali. La farmiamo al volissimo, ragazzi. Tanto ci vuole un cazzo. Pixel! Pixel da tutte le parti. Trivella Fieric. Ok, direi che ne abbiamo preso un bel po'. Allora, dove cazzo lo fa? Ah, mica, però è rischiosissimo farla di netherrack, perché ce lo fa esplodere. Non è un'idea bellissima farla di netherrack. Non trovate anche voi? Dobbiamo trovare lo spot giusto. Però anche se spawnano mi fanno esplodere tutto. Sarebbe servita la cobblestone, in effetti. Sei in creativa in survival. Ma non li vedi i cuori? Sono in creativa, ragazzi. Non vedete? Assolutamente. Sono in spectator mode, ragazzi. Guardate. Guardate, guardate come sodo. Me ne pentirò, re. Io lo so già che mi pentirò di quello che sto facendo. Allora, 1, 2, 3, 16, 17, 18. Quindi, 1, 2, 3, 4, 18. Ma non mi serve così tanto alto, onestamente. Già così penso vada bene. Ok, è ora di vedere, ragazzi, se funziona. Ma è 23 per 23, ma avevate detto che funzionava. Vado a cercare io, allora. Come di 25 sto portale? Ah, l'ho fatto 25? Ah, ma deve essere... Ah, ma... Cioè, quindi deve essere non 23 dentro, deve essere 23 anche il lato fuori. Quindi 21 dentro, effettivamente. Ah, vabbè, ragazzi! Meno male, ragazzi, che ho portato più ossidiana.
Boh, vediamo, raga, provo a fare questa cosa qua. Non è che mi stanno trollando, che non lo sanno manco loro, perché non l'hanno mai fatto. 25 per 20... Ah, grazie, Gios, ok. Fidatevi di me. Allora, vediamo un po' se cambia qualcosa adesso. Nice, visto? La domanda è, voglio rompere... No, tanto non ho un sacco di ossidiana. Avete visto? Il vantaggio di prendere tanto ossidiana, ragazzi. Adesso, io la butto lì, facciamo un altro portale. In entrambe le dimensioni. Così, in base da dove arriva il ghast, possiamo portarcelo dentro in qualche modo. Stavolta 23, ragazzi. No, non voglio partire dal bordo, voglio che ci sia un minimo di distacco. Ok, e questa è l'altezza. L'utilità di sta roba, devo portare un ghast nell'overworld. Ok. E niente, adesso buon divertimento. La canna da pesca è ancora nella shulker. Questa roba qui, direi che un po' di roba la metto via. Adesso usiamo soltanto la Blackstones. Che il secchio d'acqua non ci servirà assolutamente a niente. C'è la canna da pesca e buon divertimento. Ma qua facciamo il ponte possibilmente in qualcosa che non sia distruggibile dai ghast. Che bel suono, assolutamente non fastidioso. Almeno ci facciamo un po' di margine qua, altrimenti io non so veramente come farò. Sarà non difficile di più. La prima volta faccio una roba del genere. Non so quanti voi abbiano mai portato un ghast nell'overworld, però guardate quanti color, ragazzi, tantissimi color. Costruiamo. Oh cazzo, no, così spawnano gli... No, no, non posso spawnare gli scheletri. Non è il... Non c'è la fortezza qui. Quindi anche se sono sti blocchi qua non dovrebbero in teoria spawnare. Oh, se spawna qualcosa, se ne spawna qualcuno li togliamo. E niente, questo è quanto in teoria. Quando cerchi ghast, i ghast non spawnano, ragazzi, molto male. Boh, andiamo a fare un giretto, raga. Abbassi, c'è anche l'acci vicino. Ok, ci provo. Magari dovrei mettere anche difficoltà difficile. Vabbè, quello lo facciamo dopo. C'è una cosa alla volta. Non so quanto ci vorrà, ragazzi. Ma siete sicuri che spawnino con 4 chunk? Non riesco neanche a vedere la costa. Tuo peso. Grazie mille. Ha già sentito. Dov'è? Dov'è? Ok, c'è, c'è. Sì, è un posto un po' più scomodo. Cioè, letteralmente il posto peggiore che poteva mai trovare. Bobby, allora, non fare storie. Vieni, ok? Ma dove vai? Vieni qua. Posso provare con la barca. Non penso funzioni, però. Oh. Ma aspetta, c'è un altro. Mi sembra più vicino, ragazzi. Ragazzi, aia. Dove cazzo sei? No way, ragazzi, no way. Anche se rompe il portale, vabbè. Aia. Mamma, che suono assordante. Vieni qui! No! È finito della lava! Torna su, stronz. Ui, lo sma... Regala sto smartphone. Vieni su! No! È despawnato, non ci credo! Ma che cazzo, raga, ma che cazzo. Mai una gioia, comunque, mai una fucking gioia. Va bene, va bene. Era una nice try questa. Era un buon inizio. Possibile averne uno più vicino? Raga, raga. Sì, ma sono scemi sti ghast. Dove è andato? Dov'è? No, non è despawnato. Ok, no, non è despawnato, è solo cretino. Sta anche rompendo la canna da pesca, meno male abbiamo ben. Dai! Aia, basta! Sarebbe più spazio di manovra qua. Mamma che laggate che tira tutte le volte che ti fa scoppiare qua. È veramente difficile. Fidatevi che è difficilissimo. Ma in quella posizione è buono, secondo me. Dovrei semplicemente tirarlo su. Cheat, ragazzo, è semplicemente tirarlo su. Dai! Dai, vieni qua! No, la canna da pesca! No! Vabbè, ma non è durata un cazzo, ragazzi, sta canna da pesca. Andiamo a prendere un'altra. Chi è che c'ha mending, però? Ma ve la... Ci avevo messo mending, ma non pensavo si rompesse così in fretta. Ce l'avrò usata quanto? 20 volte? Perché contano quelle soltanto in cui hitti, quindi, boh, faccio tante canne da pesca. Io penso ne bastasse una fatta a modo, invece. Vediamo un po' se le enchanto. Magari mi esce un breaking diretto. Modestamente, ragazzi. Easy. Ci basta questa, unbreaking e mending. Io penso ci basti questo. Comunque le stringhe me le porto, nel dubbio. Riproviamo, ragazzi, dai. Questo è spicy. Bello, bello, bello. Ok. Oh, ma sono proprio stupidi sti ghast, eh. Dai. Ma che cazzo, ma è una gioia comunque. Ah no, è lì ancora, ma che... Sei incastrato. Step Gianni, I'm stuck. Oh, sì, ma quanto cazzo è lontano. Step Gianni, I'm stuck. Oh. No. Rispara. Vieni su! Raga, non capisco niente! Abbiamo possibilità, ragazzi, abbiamo possibilità ancora. Dimmi che sei ancora lì sotto, per favore. Mi sa che c'è un altro, no, ed è spawnato quello. Cioè, allora, i ghast spawnano sempre quando non li vuoi. Quando li vuoi non spawnano, è incredibile sta cosa qua. Chi cazzo è stato? Chi? Dai, bro, devi venire qua. La madonna, però. Sì, ma la canna pesca, ragazzi, è troppo lenta, è impossibile da prendere così. Vabbè, niente, facciamo la piattaforma e preghiamo San Gennaro che mi spawni qua davanti. È l'unica cosa che posso sperare. Se trovassi il modo di fargli spawnare letteralmente dentro al portale, sarebbe veramente easy. No, mo' scoppia tutto, Dio madonna, ma vedete. Hanno già rotto tutto quello che stavo facendo. Se solo si avvicinasse, oh. Dai, vieni qui. Oh, oh, oh. Come non c'entra? Ah,
non capisco niente. Come non c'è entrato, ragazzi? Come non c'è entrato? Bro. Boh, forse faccio... Avete detto basta un blocco solo per far spawnare il ghast. Faccio una roba del genere. Talmente faccio dei piselli lunghissimi qua intorno. Magari ne spawna uno. One hour later. Oggi va così, ragazzi. Niente, non si riesce proprio ad agganciare quando sei sulle litre. È pressoché impossibile. Oh. Ok. Oh. Non sta a venire dentro. Dai, dai, ci sei. Sto spammando, ragazzi. È qui, la trapassa. No, vabbè, è buggato, ok. È buggato a sto punto, è buggato per forza. È buggato per forza, ragazzi. Ce lo spono io a sto punto qua, è per forza buggato, no way. Ma poi vedete che anche questi non c'è. Ma secondo me è buggato il portale. Ma vedete che stanno dentro il portale e non va. Suppongo sia buggato il portale a sto punto, cioè. Vedete? No, dai, è buggato il portale per forza. Non so cosa sia successo, ma si è buggato il portale per forza. O sta challenge qua la facciamo in creative o niente. Che poi, tra parentesi, i tizi da cui ho visto, perché uno poi dice, vabbè, Fieric, l'altro portale è minuscolo. No, appena spona l'altro portale, vola via. Quindi è così. Esempio, se io adesso vado... Mo c'è entrato questo? Perché prima no, adesso sì? Boh, io ci riprovo, ragazzi, però, cioè, dai. Va un po' più lontano. Adesso scommetto che non va più. Che poi se è rotto, se è acceso, cosa è successo? Diciamo che adesso ad un attimo in creative e quello che faccio non vale. Così va più... risolviamo più il problema. Quindi io adesso non dovrebbe andare, in teoria. Beh, che cazzo? Vedete che va! Vedete che va! Io arrivo qua e poi lo ammazzo easy. L'avevo fatto precisamente com'è. Si è resettato il portale e quindi non è il problema che devo passare tutte le volte nell'overworld. Ragazzi, non so che dire. Cioè, adesso va, Provo ora. Vabbè, rifacciamo da casa. Va bene, provo ora. Che vi devo dire? Proviamo. Per la 50 millesima volta, proviamo. La serie l'ho già fatto, ma hey, il gioco ha detto no. Nope. E quindi ti tocca rifarlo per qualche motivo. Si era glitchato in qualche modo. Io l'ho fatto, cioè come l'avessi fatto. Accettiamo il fatto che essendo un glitch sono stato sfortunato e che va rifatto. Però, cioè, io effettivamente l'avevo fatto, punto. Cioè, quello aveva un dato di fatto. Mamma mia, i razzi a tre. Oh, regà. Ecco. Oh, era buggato. Era buggato il portale di prima. È andata. È andata 3 ore per fare questa merda, ma ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ragazzi. E già che ci siamo, ragazzi, c'è un'altra cosa che dobbiamo fare. Ed è portare il Pumba nell'Overworld. Vieni qua, ma dove vai? Perché, regà, non entra? A porre il portale. Sì, io non ci credo, ragazzi. Come faccio, ragazzi? Vabbè, glielo accendo in faccia. Scusate, ragazzi, non è meglio a sto punto. Ok, l'ho ingabbiato, ragazzi. Ok, ok. Adesso torno, lo spingo e dovrebbe tiparsi. Nice! Ok? Vedo un cazzo, aspetta. Vedo un cazzo, ma dove sono le mie torce? Vabbè. Easy. Abbiamo anche il Pumba zombie, signore e signori. E niente, più o meno questo è quanto. Siamo messi bene, dobbiamo ancora fare più che altro roba anche di esplorazione. Altri 2 pezzi di vetro e possiamo rievocare il drago. Allora, abbiamo un po' di cose da fare. Dobbiamo rievocare il drago e richillarlo. E stavolta non usando i letti, altrimenti è un casino. Quindi possiamo andarlo a fare adesso se voi siete d'accordo. Non usiamo i letti, altrimenti è un casino. Lo so che è una cagata, però chi se ne frega. Ok, andiamo, ragazzi. Allora, chat, per rievocare il drago bastano soltanto i 4 cristalli? O serve qualcos'altro? Sì, ok. Allora dunque, buongiorno ragazzi. Ah, qua c'è il nostro beacon. Ah, molto bene, mettiamoci, non so, tipo forza. Il beacon mi esplode, davvero? Oh cazzo, lo distrugge, via via via. Ogni tanto dite anche qualcosa di interessante. Ragazzi, con tutta la fatica che ci ho messo per prenderli, io li prendo, cioè li raccolgo fino all'ultimo, veramente. Tutti e 164 devo averli in tasca. Allora, raccogliamo, raccogliamo. Ok, facciamoci sto drago. Devo piazzarne uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Meno male che ho tolto il beacon. Senti, senti le esplosioni. Senti il capodanno a Napoli. Adesso combattiamo ad armi pari, anch'io posso volare. Drago di merda, boom! Spegniamo tutto sto bordello. No, devo mettermi sotto. Mamma mia, ragazzi. Porca troia, che aimbot. Dai che mo arriva. Cioè, l'audio è al 19%, tipo, Le
Very good. Molto bene. Abbiamo fatto anche la kill dal drago, ragazzi, perché l'altra volta abbiamo killato con il letto e di conseguenza l'ha considerato come morte per environment, quindi non l'ho killato io. Invece adesso ecco qua, il nether abbiamo finito, manca soltanto quella più difficile. Nice. È tempo di farsi gatti. Allora, mi sudano le mani, ma ho freddo addosso. Mi dite qual è il problema? Niente, ci mancano le api, che vabbè, sarà una noia mortale da fare. Ci manca esplorare. Oggi voglio esplorare, non voglio fare le api, ragazzi. Però tenerlo come ultimo achievement è brutto. Dai, facciamo le api prima del cocktail finale. Io dico che ci servono i lacci, che però non so più dove ho messo. Vabbè, ce li facciamo, già capito, non importa. Si chiama laccio, si chiama... Ci sono altri due achievement segreti. Va bene, però, cioè, se sono segreti e non so quali sono, non li posso fare. Se sono segreti, come faccio a farli? Voi direte... Fieri, te li diciamo noi. E allora non sono più segreti. Avete pensato? Li ho distrutti, mi dispiace. Allora, direi che possiamo partire. Prendiamoci un po' di pesci crudi. Strage di pesci, ragazzi. Le volpi già fatte. Oh, quanti pesci ho preso? 31? Beh, direi che bastano, dai. Prendiamo gli ultimi di qua e poi iniziamo a svolazzare. Poi dobbiamo trovare ancora dei biomi, quindi viaggeremo. Non mi ricordo se ci siamo mai stati qui. Dobbiamo cercare i gatti. E basta, non fa sti versi che si spaventa. Io non so se ce l'ho questo. Ce l'ho? Sì. Mi dispiace. Ho miscliccato. Vabbè, voi non capita mai di miscliccare. Io non volevo ucciderlo. Mi è cascato il dito purtroppo sul tasto. Mi mancano 3 gatti, ragazzi. Boh, andiamo... vai, un altro villaggio. Bello grande sto villaggino, ok. Quello ci manca! Quello ci manca di sicuro. No way che io abbia quel gatto lì. Nice! Nice! Bianco e nero, ce l'abbiamo. Vabbè, si viaggia, raga. Sti qua sono asini, vai. Oh, qua facciamo tutto, ragazzi. Qua giga mega coppia, facciamo orgiona di gruppo proprio. Allora, che voi lo vogliate o no, vi prenderò tutti. Allora, facciamo il test. 13 su 19. Devo uscire un mulo adesso. Much, much, much later. Ok. Ah, che poi non ho visto prima se... Ok, ok, fammi un po' vedere. Ok, ero a 13, quindi sì, 15. Nice. Stiamo andando molto bene. Ok, siete liberi. Bene, sloggiamo da qui. Oh, dai. Però devo trovare il bioma quello ghiacciato, secondo me. Oh, lì l'abbiamo già preso 50.000 volte. Ma siccome li ho già presi tutti questi qua, devo trovare i gatti tipo nei villaggi quelli dove c'è tipo l'iglu, no? Quella roba lì. Vabbè, e niente, continuiamo prima o poi. Ah, devo anche killare i guardiani e i boss. Potremmo farlo adesso? Però non ho latte, è un casino. Senza mucca? Va bene, senza mucca. Vada come vada, ragazzi. Oh, c'è già il boss qua sopra, buono. Basta killare quello ed è finita. È vero, quello che fa... ragazzi. Ok, easy. Ve lo ricordate? È stato l'ultimo episodio della vecchia Aftercraft. Ok, pensavo fosse più difficile, invece no. Quanto abbiamo qua di... Norto... 3 minuti, 2 coglioni. Aspetta, avevo visto un alveare, forse. C'è un alveare, aspettate. Voglio fare anche la cosa delle api. No, vieni qua. Ok, 3. Ma io c'ho questo. Vabbè, non dura ancora molto, ok. Come faccio a far sì che entrino, raga? Dovete entrare. Oh, sono dentro. Cioè, basta che lo prendo con Siltouch e... è fatta. Easy, ragazzi, very good. Sposto un alveare con 3 api all'interno, saldo Siltouch, mua proprio. Quante cose che sto imparando in sto gioco. Forse la volta buona. Ok, mi sa che questo bioma ci serve per una volta. Snowy Beach, Snowy Taiga. Ok, abbiamo fatto Snowy Taiga e Snowy Beach. Dimmi che siamo a 29. 29, ragazzi. Snowy Tundra. Nice. Ok. Abbiamo fatto jackpot per una volta. Abbiamo usato soltanto 3 stack di razzi. Domanda, ragazzi, in questo bioma spona lo scheletro, quello con le frecce che slowano? Ok, allora devo killare quello scheletro lì. Oh, il villaggio. Allora, gatti. Ora o mai più, gatti. Ah, sì, deve essere bello vivere in sta casa qua. Mi manca un gatto, ragazzi. E anche se non abbiamo la certezza, penso di sapere qual è. La volpe non è un gatto. Ci sta che vi confondiate con l'ocelot, ma adesso dire che una volpe è un gatto, lasciamo stare. Ma cerchiamo lo stray. Oh, eccoli. Gang di stray, minchia, davvero. Oh yes, vai, raccattiamo tutto. Ok, niente, immagino non ci sia... Cioè, io penso di aver trovato tutto qua. E quello è un villaggio. Comunque sto finendo i razzi, quindi adesso mi sa che torniamo indietro, raga. Allora, ho sentito dei gatti. Niente, se ci trovare il gatto giusto, ragazzi. Vabbè, niente, direi che controllo al volo, poi ce ne andiamo. Cioè, comunque anche qua ci stanno i gatti. È lui, raga, è lui. Come non è lui? Ah no, non è lui, è vero.
Come cazzo è fatto quello che ci manca? Mica... Ah no, è vero, è tutto bianco, grigio, gli occhi... È che... Cioè, il ragdoll è praticamente tipo uguale, però qua non è grigio, è più bianco. Vabbè, niente, torniamo a casa, ragazzi. Mi dispiace dirlo, ragazzi, ma abbiamo un po' fallito. Penso ci metteremo una stacchi... Magari tornando a casa faccio il giro più largo, sperando che mi bastino i razzi. Toh, altro villaggio. Forse. È lui. Non ho... È proprio quando non c'ho pesci, ti pareva. È lui! Mica, è proprio adesso che non c'abbiamo pesci. A mali estremi, estremi rimedi. No! Affanculo, vai, ci proviamo con un pesce, ragazzi. One fish or no balls, dove è andato? Riga, San Gennaro. Nice! Abbiamo scommesso e la scommessa ce l'ha andata bene. Oh, e anche l'ultimo ce l'abbiamo, guardate qua, che carino, ragazzi, che carino. Pezzo di merda! Tutto il tempo che ci ho messo a trovarti! Stronzo! Andiamo a casa. Voilà! Casa dolce casa, puffete! Dunque, ragazzi, io devo anche uccidere uno scheletro a 1000 miliardi di chilometri di distanza. Quindi adesso lo faremo. Prepariamo la trappola. Allora, 250. Qua siamo a X meno 250. Ok, dobbiamo far cascare qua dentro uno scheletro. A costo di ficcarlo in barca con noi, ci serve uno scheletro. E niente, chat, ci serve uno scheletro adesso. Oh, laggiù. Vai, vai, vieni pur qua. Vieni. Bravo. Dai, so mi tocca usare la barca. Qui dentro, ragazzi, qui dentro. Tocca metterli nel barcone, ho già capito. Ok, dunque, devo fare un piccolo cambio. Forse so come fare. Siete pronti, ragazzi? Vediamo un poco. Lontanissimi. Più di 50 metri. No look. Ah, cado non è che... Ah, quindi devo metterglielo sopra. Ok, glielo mette da sopra, poco male. Ok. Vado. L'ho ripreso... No, non le ho riprese le frecce, no, ok. 3, 2, 1, fuoco! È sopravvissuto! Ma che cazzo, quanto è forte sto tizio. Rifacciamo. È molto resistente, ragazzo. Boom! Nice! Mamma, quante cose sto imparando. Poi non mi vado neanche a cercare guide, cioè... Le faccio io di mia spontanea volontà. Day 2. Letteralmente, siamo pronti per andare proprio presi a San Marino. Andiamo a Napoli, faccio anche Capodanno con questi. Perfetto. Easy. Ragazzi, siamo pronti a volare. Abbiamo detto che dobbiamo andare a sud-ovest. Signori, si parte! Mettetevi comodi, ragazzi. Gianni Airlines ci vorrà un po' qua. Oh, eccoci qua. Buongiorno, signori. Hello? Ma questi vivono con i creeper. Oh sì. Ok, anche il Vex. Quell'altro come si chiama? Evoker? Fammi vedere. Altri due, molto bene. Evoker e Vex. Ce ne mancano due. Uno è il muccone. E l'altro quale sarà? Porca troia, non mi ricordo. Ah, l'Endermite, giusto, l'Endermite. Grazie, raga. Quindi ci manca il muccone che si trova nel ride e l'Endermite. Dai fuoco a tutto. Va bene, ragazzi. Me l'avete chiesto e lo faccio. Al fuoco! Al fuoco! Pompieric! Qualcuno chiami Pompieric! Perché la mappa ci può salutare. Addio! Adesso parte la ventola, minchia. Buon divertimento! Adesso siamo arrivati al punto in cui dobbiamo ancora cercare. Dobbiamo ancora svolazzare in giro per il mondo. Contempliamo quello che abbiamo fatto. Oh, guardatemi pure, tanto adesso venite tutti arrostiti. Notte da... No! Non è che ci sia molto da vedere. Magari poi ci troverai. Intanto prendo le coordinate di notte, cioè, della magione. Poi vediamo. Boh, ragazzi, dobbiamo semplicemente trovare la Mushroom Island. Cioè, buona fortuna. 2000 years later. 46 miliardi di oceani e non si trova una cazzo di... A volte basta lamentarsi, è come su League of Legends, quando aspetti 8 minuti per trovare un game e dici no, adesso basta, se buggata, esatto, e invece. Ragazzi, bravi! Dopo non so quanti miliardi di blocchi, 3 ore, no, quant'è? 2 ore e mezza che la sto cercando, 2 ore e mezza, ragazzi, è quando è iniziata la live. Very good! All'avventura tutti i biomi e abbiamo anche a 2 a 2, abbiamo anche accoppiato tutti gli animali, let's go! Let's go, possiamo mangiare anche la mela dorata inciantata, tanto ne abbiamo 2. Ci siamo ormai, ci serve il temporale adesso. Casa dolce casa, eccoci qua. Vabbè, me la faccio col pesce pa... Da... Oh sì! Sì, ragazzi, lei! Oh, yes! Boom! Very good! Sì! Ma meno male che sono rimasto, ragazzi! Meno male che siamo rimasti!
Era questa è l'unica incognita, perché non sai quando e non sai quando arriva sta tempesta qua. The next day. Ragazzi, è giunto il momento di portare il nostro, come cazzo si chiama, il nostro shulker nell'overworld. Quindi buona fortuna. Adesso la domanda è: qual è la struttura più vicina? Tanto la ventola sta per rippare. Vabbè, direi quella. Cioè, senza troppi problemi direi quella, ok. Allora, non l'ho mai fatta questa roba qua, quindi abbiate pietà di me, ragazzi. Abbiamo detto che è laggiù. La cosa migliore sarebbe fare una roba del genere, dico bene, chat. Speriamo solo di non volare giù. E già iniziano i primi problemi. Cioè, con la barca penso che si rischi meno con una roba del genere. Oh Jesus, ragazzi. Va bene, ce la possiamo fare. Metti le barriere. Pure le barriere, poi. O al massimo fallisco, ragazzi. Non l'ho mai fatto. Non mette il casco e vuoi dire le barriere. Insomma. Il casco è l'ultimo dei nostri problemi adesso, ok? Ma proprio l'ultimo. Mamma mia. Per la prima volta, ragazzi, porterò uno shulker nell'overworld. Cazzo, però ho dimenticato il pistone. Ma quanto cazzo mi manca, ragazzi? Ma. Cioè, ok, che era lontana, ma non pensavo che lo fosse così tanto. Oh, però stiamo arrivando precisi, guardate qua. Muniamoci di pazienza, ragazzi. Tanta, tanta pazienza, santa pazienza. Le mie abilità alla geometria in questo momento sono molto utili, ragazzi. Sì, ma ragazzi, dove cazzo è? Ma io vorrei capire una cosa, scusa. Le coordinate giuste, che le coordinate... Ah, ho fatto una curva un po' esagerata. Beh, ragazzi, capita a tutti di sbagliare, no? Tanto ci andremo a schiantare. Ah, qua. Ah! Allora, aspetta, mi è venuta un'idea. Minchia, faccio vedere che doti possiedo. Vabbè, ragazzi, capita a tutti, su via. Allora, qui, visto che arriveremo a tutta velocità, probabilmente, serve un attimo di stop. Serve un attimo di rallentamento, altrimenti è un casino. Doti da geometra, ecco qua. Oh, così si vado a schiantare. Easy. Vedete, devo qua tutto veloce. Boom! E si frena. Easy, ragazzi. Poi si va di qua e poi... E... Oh... No, la barca! Forse ho capito perché non lo fanno mai con... Non demordiamo. Capita anche i migliori. Sicuramente capita anche i migliori. Chi... Allora, adesso mi dite chi è stato. Io. Apprezzo l'onestà. Apprezzo l'onestà. E niente, ragazzi. Arrivo qua con la barca. Cioè, fine. Cioè, abbiamo letteralmente già fatto. C'è ancora un superstite qua, però... Micchia, questo potrebbe essere un problema. Dai, ce ne sarà uno esterno. Oh, uno c'è. Ok, e come lo metto nella barca? Ma quando voglio che essere ittato non mi ittano questi. E mo basta, grazie. Ok, no! Allora, Bobby, dov'è pure che dobbiamo andare? Ok, laggiù. Sei pronto? Sei pronto a volare? Voliamo! Ma... Che cazzo è successo? Non ne ero consapevole, chiedo scusa, non sapevo se succedesse sta cosa qua. Vabbè, altra barca. La Bob è ancora lì, sì. Ma poi si è compenetrato. Cioè, cosa ha fatto questo? Cosa è successo? Io vorrei capire cosa sta succedendo qua. Cosa sta succedendo, ragazzi, in sto gioco? La targhetta. Aspettate, ragazzi, adesso tanto non è necessaria. Ce lo fa sì che non desponi, ma non mi despona mentre ce l'ho dentro la barca con me, scusate. Io prego semplicemente di non morire per qualche motivo a me oscuro, quindi... Prepariamo Ender, Petula, San Gennaro in chat e andiamo. Via. Ok, ha funzionato. Devo fare in modo che salga. Per farlo salire mi serve il pistone che non ho preso. E quindi adesso andiamo a prenderlo. Cioè, serve il pistone, vediamo la targhetta. Benvenuto Gianpietro! Gianpietro, ragazzi. Gianpietro, passami la levitazione. Spero di avere il punto di respawn a casa mia. Cioè, sì, per forza, dai. Ah, easy. Allora, pistone. Facciamone due che non si sa mai. La leva ce l'ho. Bene, ragazzi. Ok, andiamo. Allora, Bobby, adesso io e te facciamo un gioco. Un gioco hard. La madonna. Ok, e niente, buon lavoro, ragazzi. Facciamo sì che non sbatta la testa, poi soffoca, non si sa mai. Gianpietro deve avere la visuale libera. Com'è Gianpietro? Com'è là sopra? C'è arrivato? Allora, Gianpietro, fammi un po' vedere come si è messi qua. Un'altra spintarella mi sa che gliela diamo a Gianpietro. Ecco qua, molto comodo, devo dire. Non so se funziona a buttarsi con la barca, perché non l'ha mai fatto nessuno. Non lo fa mai nessuno, quindi il motivo ci deve essere. Provo? Vai lì dentro! So che ho sbagliato qualcosa. Un pistone sopra, cosa faccio? Lo comprimo nel terreno? Ok, ok, ho capito, ragazzi, ho capito. Dire che è palloso non rende l'idea. Ok, qua sì. Niente. E... Ok. Come faccio a rompere la barca, ragazzi? Sto provando. Come faccio a rompere la barca? Però con l'arco, cerchiamo di non ittarlo. Ha funzionato, forse. Andiamo e vediamo. Ah! Ma come? Ah! L'ho rotto. Va bene. Pensavo che rompendo e rimettendolo fosse a posto. Sta a 0-0. Vediamo un po' le coordinate 0-0. È lì Gianpietro, ragazzi! Gianpietro è vivo! Sto scoprendo un sacco di cose che mi rende assai contento. Allora, Gianpietro, però... Gianpietro, non rompere la barca! Dov'è? Sì, ma sei un pezzo di merda, Gianpietro, però. Oh, basta!
Ma dove è andato? Qua devo dormire, ragazzi, sennò inizia a arrivare una sfilza di mob allucinante. Non rompere la barca. No. Cosa vuol dire con le slab faccio prima? Non capisco cosa devo fare con le slab, ragazzi. Cioè, non è che puoi mettere una slab davanti a te e salire sulla slab con sta cazzo di barca. Prova, so che non funziona. Con l'acqua non so. Sì che puoi. Con l'acqua posso. Senza no, col cazzo. Cioè, non puoi nemmeno saltare. Cioè, in questo gioco non puoi nemmeno salire. Cioè, se tu sei lì non puoi neanche fare questo millimetro. Figuriamoci salire una slab. In quale universo, ragazzi, secondo voi poteva funzionare questa roba? Io... Vabbè, ma in realtà mi ha risparmiato della fatica. Mi ha risparmiato della fatica, sua insaputa. Ma che cazzo? Ci mancano gli ultimi due achievement. Poi, nel senso, ce ne mancano qualche altro, tipo questo qua, che devo morire con il totem in mano, che vabbè, il totem già ce l'ho, quindi lo teniamo per sicurezza alla fine. Qua devo killare un mob che è il muccone del raid, e qua devo mangiare la mela enchanted, che ce l'ho già, quindi questi qua è come non ci fossero. Mi mancano soltanto gli ultimi due achievement segreti, ragazzi. Il primo è uccidere 5 mob diversi, quindi non posso essere 5 mucche, posso essere anche pacifici, ma 5 mob diversi con un singolo colpo di balestra. Sarà pallosa se tappare, però faremo anche quello. E poi ci manca la sfida delle sfide, ragazzi. How did we get here? Che è la sfida dove devi avere i 26 effetti di Minecraft tutti nello stesso momento. È quello più facile. Cioè, sì, no, forse ho invertito qualche... È quello più difficile, in realtà, è l'ultimo. Allora, per quanto riguarda la balestra, serve perforazione 4, che se non sbaglio avevo trovato da qualche parte. Adesso devo fare un attimo pulizia dell'inventario, che come al solito c'è un casino che è allucinante. Ma ormai ci siamo abituati, dico bene, chat. Fai slash clear per la pulizia dell'inventario. Effettivamente pulisce molto bene. Abbiamo già testato. Allora, dicevo, ragazzi, per fare la kill di balestra con una singola freccia e killare 4... scusatemi, 5 mob diversi, serve perforazione 4. Serve perforazione 4 perché ogni livello di perforazione vi penetra un mostro. Quindi serve una balestra con perforazione 4, che se non sbaglio avevo da qualche parte, ma non mi ricordo dove. Nella cesta del cibo forse dei lì, è vero. Esatto, è vero, ecco qua. Grazie, è vero. Infatti mettiamoli su, facciamo che la cesta dei libri enchantati è questa, che nel cibo effettivamente... Allora, io avrei un'idea. La cosa migliore a questo punto da fare, secondo me, è farsi un'altra balestra, enchantarla, far uscire potenza e pregare. Balestra, perforazione. Minchia, è già perfetta. Dunque, arrivati a questo punto, vabbè, abbiamo la balestra perfetta. Nonostante tutto, non abbiamo neanche dovuto unire le altre due, quindi tutto sommato abbiamo risparmiato dei livelli. Allora abbiamo mucca, pecora, gatto, ne sacrifichiamo uno. Cavallo ha un po' troppa vita, però possiamo metterci anche cavallo. Una gallina c'è da queste parti. C'è la gallina, ok. Allora, gallina, dobbiamo in qualche modo inserire 5 animali diversi in linea retta, sparare un colpo e ammazzarli tutti. Ovviamente li manderemo tutti a un HP, ci mancherebbe, quello è ovvio. Ok, il pollo ce l'abbiamo. Possiamo fare una cosa, che è una tecnica che mi piace molto. Secchio d'acqua, piazziamo qua. Ok, ecco fatto. In questo modo non tornano più indietro. Il concetto è piazzarli qua e farli... Capito? Questo è l'obiettivo. Li mettiamo tutti lì. Pozione di veleno, freccia, easy. Ok, allora, pollo, pecora. Serve una mucca? Venga qua, mucca. Ok, vabbè, va bene quella che è uscita. State lì. Ottimo. E anche la mucca c'è. Un maialozzo. Vieni, maialozzo. Vieni, vieni. Ok. Gatto, vieni qua. Il pesce. Un pesce. Ok, intanto prepariamo le pozioni qua. Le pozioni per far soffrire gli animali. Cioè, volevo dire. Di fatto, effettivamente, mi sa che un po' soffriranno. Ok, pozioni di veleno. Allora, le pozioni di veleno come si fanno? Occhio di ragno normale. Ah, ok, ok. Poi, certo, la faccio splash. Certo, certo. Allora, avvelenamento. Prego, ragazzi. Alla vostra salute. Fa più male a me che a voi. Ah, il gatto. Ah, non cazzo, fare è vero. Mai più clear. Scusate, grazie, ragazzi, che mi avete ricordato. Allora, devo farmi seguire dal gatto. Allora, vai. Ok. Tappo. Tolgo l'acqua. Guarda come vorrebbero scappare, ragazzi. Allora, io voglio rompere in modo tale da poterli colpire tutti e tre insieme. Quindi loro sono a questa altezza. Devo metterlo qua. Ok. Siete pronti? Alla vostra! Vabbè, oh. Alla vostra! Boom!
Grazie, grazie. GG ragazzi, GG, abbiamo ucciso tutti. Ah, niente, anche oggi abbiamo fatto strage ragazzi. Ci manca soltanto l'ultima sfida. Siamo ormai alla frutta, un po' come me. Quello che faremo adesso ragazzi, che non è altro quello che abbiamo già fatto, l'ultima volta, anche se abbiamo purtroppo fallito. Ciò che faremo è portare uno shulker dal void all'overworld. È molto difficile. Ah, dobbiamo chiamarlo Gianpietro, la name tag. Dobbiamo riprendere. Questo sarà Gianpietro 2 a sto punto. Ok, cosa è successo al primo? Si è suicidato. Quindi niente, direi che possiamo andare. Torniamo un attimo nell'end. Easy. Oh, guardate qua, il tunnel completamente inutile, ragazzi. Il ponte, non tunnel, il ponte più inutile del mondo. Guarda, qua abbiamo un portale lì e un altro portale ancora più comodo là dietro. Allora, non mi ricordo a che lato è il portale. Minchia, ragazzi, mi sento tipo a Mirabilandia, no? Sono andato a prendere quello più in alto possibile, anche io. Non sono stato molto furbo, lo ammetto. Va bene, si prova, ragazzi? Il totem mi para se muoio per danno da caduta, vero? Andiamo! Ma perché l'altra volta invece mi sono fatto danno? L'altra volta sono caduto, si è spaccata la barca, il tizio lo shulker si è compenetrato dentro il terreno. Vabbè, ok. Bobby, stai lì un attimo. Cioè, Bobby, Gianpietro, volevo dire. Poi la name tag la diamo dopo. Prima deve sopravvivere, il che non è molto facile, quel che abbiamo visto. Allora, prendiamo pistoni, leva, basta. E i blocchi qui. Sì, comunque è un trauma portare sto coso in giro. È veramente un trauma, ragazzi, fidatevi. Ok, possiamo andare, Gianpietro, venga con me. Allora, stavolta ho il necessario. Qua dovrebbe essere tipo 8 blocchi da qui intorno. Quindi adesso vediamo come fare. Boh, penso non si possa più tippare da nessuna parte. Qua si deve poter teletrasportare. Se si mette qua, io col pistone poi lo spingo giù. Sarei degno di essere il Gianpietro numero 2? Proviamo, ragazzi. È giunto il momento. Sarei tu il Gianpietro numero 2, scopriamolo. Gliela diamo, ragazzi? Merita il Gianpietro numero 2 questo? Va bene. E Gianpietro 2 sia. Ok. Hello? Cioè, ma in tutti i posti in cui poteva tipparsi, lì! Niente, da capo. Cioè, in tutti i posti in cui poteva tipparsi, si è tippato in quello più lungo. Poteva andare lì dentro, invece no. È chiaramente colpa del gioco, ragazzi. Beh, effettivamente qui non posso dire nulla a riguardo. Ora non c'è proprio modo in cui possa tipparsi qua dietro, che cazzo. Ne metto anche di più, ragazzi. Ci riproviamo? Lui deve mettersi lì, infatti, ragazzi. Deve fare in modo che lui deve per forza teletrasportarsi lì. Poi gli metto il pistone sopra, lo spingo e tanti saluti. Così funziona. Spara. Chiuditi. Ok, questo è regolare, adesso si tira. Ok, oh, preciso, preciso. È dove doveva essere, ragazzi, ve l'ho detto. Esattamente dove doveva essere. Ok, leva. GG, guarda, è così bella sta opera che quasi quasi lo lascerei così. Ci siamo quasi, ragazzi, incredibile. Stiamo andando veramente alla fine. Sì, la madonna. Siamo veramente verso la fine della serie. Ciò è incredibile. Arrivati a questo punto, abbiamo Gianpietro e coordinate 00. Vogliamo farla lì la chamber? Non so se ci riusciamo, perché servono ovviamente dei delfini. Quindi dobbiamo farla per forza l'oceano. Dobbiamo trovare un posto relativamente vicino. Allora, dove sarà Gianpietro? Gianpietro, dove sei finito? Gianpietro, non va allo spawn del mondo, ci abbiamo già guardato. L'altra volta era 00, come mi era stato suggerito dalla chat. E allora evidentemente non è qui. Questo è un bel problema. Ok, Gianpietro non è ufficialmente qua. Allora, l'altra volta Gianpietro abbiamo beccato letteralmente qui. La domanda è dove sarà adesso? E non so come fare, ragazzi. Sono abbastanza disperato. Anche il Gianpietro 2 è fallito. Niente, Gianpietro scomparso ufficialmente. Dai, ma davvero devo prendere Gianpietro 3? Guarda lo spawn. Ma qua era spawnato l'ultima volta. Per quale motivo il secondo deve spawnare lo spawn e non qua? Allora, io non penso che ci sia una sorta di algoritmo che faccia fare le cose randomiche su Minecraft, dove una volta ti fa spawnare lo shulker allo spawn e un'altra volta ti fa spawnare 00. Cioè, lo shulker spawna 00. Se vado allo spawn e lo trovo, c'è qualcosa che non va. Cos'è, un 50-50? Proviamo a controllare, va bene, dai, proviamo a controllare. What? 50-50, ragazzi, una volta 00 è solo spawn. Sì, me l'avete detto. Allora, l'altra volta, per chi non avesse visto il Gianpietro numero 1, mi hanno detto tutti, allo spawn, no, 00 lo spawn. Siamo andati allo spawn, ho fatto la bussa, siamo andati allo spawn, abbiamo scavato sotto, non c'era da nessuna parte. E tutti, no, guardate che è 00. Allora, ho preso i razzi, sono andato a 00 ed era lì. Io vorrei capire una cosa, perché Mojang / Microsoft hanno fatto sì che possa spawnare o allo spawn o a 00? Ecco, è già inizio. Niente, è contento di vedermi, ragazzi, è contento di vedermi. Io sono contento di vedere lui, onestamente. Va bene, ragazzi, abbiamo Gianpietro. Niente Gianpietro 3, per adesso. Andiamo a cercare un delfino. Allora, Gianpietro è qua. Adesso, se seguiamo il fiume, troviamo un oceano, perché in caso potremmo trovare il delfino e portarlo qua, attraverso il fiume. Allora... allora niente, allora
E allora sto già impazzendo l'idea di dover portare o il delfino o Gianpietro da qualche parte in mezzo a tutto sto casino. La parte difficile, allora, il delfino e lo shulker devono essere nello stesso punto. Quindi, oh, qua inizia ad esserci l'oceano, bene. Vogliamo fare una prova con sto cazzo di delfino? Prendiamo un attimo il delfino. Piano, piano che si rompe il laccio. Non sta morendo, a quanto posso guardare, posso vedere, non sta morendo. Può stare 2 minuti fuori. Ah, avete letto? Basta che gli faccio così. Ecco, ha respirato. Razzu, oh, proviamo, ragazzi. Secondo me si rompe lo stesso, però. Si è rotta subito. Fai un pillar e ti butti. Devi planare poi con i razzi. Venga su, lo sto impiccando, ragazze. Oddio, ok. C'è ancora? Oddio, sta funzionando. Ho impiccato il delfino, ma sta funzionando, ragazze. È ancora con me? È morto, mi sa. È cascato in acqua, non ci credo. San Gennaro esiste. È molto complicato comunque portarli in giro. Adesso aspettate che mi guardo dove ho lasciato Gianpietro. Meno 50 ci siamo, è precisamente qua, 500 blocchi. Il delfino, boh, la corda c'è. Magari poi mi giro non c'è il delfino, però la corda c'è. È letteralmente qua sotto, sì. No. No, l'ho perso di nuovo. Stavolta, raga, mi sa che c'è volato in acqua. Day 2. Non so se c'è abbastanza spazio per il conduit qua. In teoria si fa nell'oceano. Tipo 1, 2, 3, 4 e 5. E tipo qua ci dovrebbe stare il conduit, giusto? Una roba del genere. Io spero mi bastino, se mi tocca andare a prenderne degli altri qua. Spero mi bastino. Ah, di già. Pensavo tipo dovessi fare più cose, invece no, di già. Ah, ok, completa anche sopra. Forse mi dura di più o tipo si espande di più. Ok, perfetto. Niente, energia condotta. Molto bene. È più potente se lo... Ah, aspetta, no, non l'ho completato. Ah, non ho blocchi per completarlo. Scusate l'ignoranza, cosa vuol dire che è più potente? Cambia un cazzo la stessa scena. Allora va bene così. Quindi niente, devo prendere il delfino e piazzarlo qua. Much, much, much later. Venga, no. Cioè, guardate quanto sono morbido a volare. Sto andando veloce, ragazzi, sto andando veloce. Ci siamo. GG, fatto. Adesso ti attacco un attimo qua, bro. Guardali. Chi ti ha detto che devi passare? A casa tua! Non si passa qua. Sta scappando. Qua come... doggia meglio degli iron su LOL. Ecco. Adesso dobbiamo far tutto. Allora, io dovrò arrivare qua. Questo qua mi colpirà. Sto tizio, questo simpatico signore. Avrò qui una botola in modo tale da poter nuotare. Vado qua sotto. Prendo il conduit. Mi prendo il delfino. Ovviamente qua faccio in modo di non scivolare. Prendo l'effetto delfino. Vado qua. Wither Rose. In teoria dovrebbe andare così. Devo ovviamente togliere un po' d'acqua qua, O qua potrebbe starci la rosa. Allora, mi servono i cancellini, mi sa. Sì. È la prima volta che faccio sto meccanismo, ragazzi. Avete pietà. E non sto neanche copiando nessuno. Quindi almeno apprezzate l'originalità. Oh, e che cazzo. E qua ci mettiamo la Wither Rose. Qua magari ci metto... altre botole, sì. Va bene, una roba così. Beh, posso farne di più di botole. Boh, in teoria dovrebbe funzionare. In pratica non lo so. Ok, ragazzi, siamo... Inizia a diventare tutto... Capito? Allora, beacon. Quant'è il minimo per un beacon, ragazzi? Che non mi ricordo. 9, ok. Ok, sì. Perfetto, abbiamo haste. Dispenser. Serve un bottone o qualsiasi altra cosa e le frecce. Va bene, quindi qua ci metteremo le due frecce. Poi, questi sono tutti gli effetti che devo avere. La Wither Rose. Io ho paura se la metto adesso che me la ammazza. Ah beh, posso mettere un blocco sopra. Quindi mi faccio colpire. Vado giù, arrivo qua, Wither Rose. Però qua sopra ovviamente devo bloccarlo, altrimenti ci va il delfino sopra e sono cazzi. Andiamo a vincere il ride. Ragazzi, si parte. Via. È ufficiale, ragazzi, abbiamo iniziato. Allora, il bad omen è pressoché infinito. Year of the Village dura... tra i 20 e i 40 minuti. Chat, mi confermate che è 40? Mi pare a 40 minuti. Non volevo metterci un anno perché non trovo il tizio. Ma pensate, ma cade dopo. Vabbè, che dopo. Cioè, che eroe del villaggio dura anche quello mezz'ora. Quindi, insomma. Oh, eccolo. Che cazzo. Guarda dove minchia è. Ok. Elytra. E si vola. Allora, villaggio. Raid. Via. Ragazzi. Arriva adesso il muccone, ragazzi. Siete pronti? Cioè, mi pareva arrivasse adesso. Aspettate che qua riesce a hitarmi. Ah! Mori! Ecco qua! Nice. Molto bene. Mamma mia, ragazzi. Che parto, che parto. Oh, Jesus! Via da qui. Via da qui immediatamente proprio. Allora, tiramene fuori uno al volo che non ho tutta la vita da spenderci, Oh, lì. Perfetto. Mamma mia, che predict. Ok, andiamo. Dai, ragazzi, concentrazione. Siete carichi, ragazzi, sentite la tensione nell'aria. Vai. Dong, 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 via. Concentrazione, ragazzi, concentrazione. Usiamoli sti razzi, usiamoli. Allora, non c'è fretta. L'importante è farlo bene. Pozioni. Tiriamocele tutte addosso. Ok, 1 e 2. No, il delfino non deve stare lì. Va bene, lo prendiamo. Mavri 2, vieni qua. Allora, vai.
sì che ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Nice. Ok, sei libero, ma Mavir 2. Vola, vola, nuota, vai dove ti pare. Non mi servi più. Mamma, mi gira la testa. Eccolo qua. Tutto questo è da pazzi. Ma come l'hanno tradotto? Va bene così. Eccolo qua. Allora ci resta soltanto la sfida finale. No, serve un suicidio, ragazzi. Come, come? Il fuoco. Anzi, razzi. Antonio, razzi. Ah, nice. Tattara, 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 tattara. Visto, con il casco, ragazzi, sopravvivete. Abbiamo anche insegnato qualcosa, ragazzi. Con il casco sopravvivete. Signori, che dire? Abbiamo finito Minecraft.